Buonasera a tutti, chiaramente. Benvenuti a questo che è il terzo incontro che stiamo svolgendo di questo corso sul tema delle cure per le persone anziane. Oggi, in modo particolare, entreremo un po' più nel merito della situazione degli operatori. Abbiamo più volte già richiamato le difficoltà in cui gli operatori si trovano, si sono trovati nel periodo della pandemia, ma si sono trovati anche prima di questo periodo della pandemia, perché in tutte queste strutture, soprattutto in quelle private, la gestione, come sempre, è del personale, è in mano alle cooperative in modo particolare, ma soprattutto quello che risulta è che in tutte queste strutture il personale multiprofessionale, diciamo così, è molto inesistente, e il personale che è proprio più sempre in prima linea è l'operatore sociosanitario, no? Mentre le altre figure, dal medico, l'infermiere, i fisioterapisti, le figure del sociale, i psicologi sono molto molto carenti nelle strutture. Per discutere di questa situazione, cercando proprio di capire com'è la realtà, come può essere, quali sono le principali criticità legate proprio sia all'organizzazione del lavoro, le modalità della formazione, la modalità di poter sviluppare un lavoro di presa in carico come si deve. Abbiamo cercato stasera di chiedere alle quattro persone che sono presenti di fare proprio una fotografia di quella che è una situazione reale e di come si potrebbe pensare a delle modificazioni importanti. Per cui abbiamo Mauro Capo, che già conosciamo, no? Che è rappresentante dell'Unione Sindacale di Base ed è operatore all'interno di un CRA pubblico, unico, no? E a seguire Paola Sabatini, che oltre ad essere fisioterapista è rappresentante della CUB Sanità e che quindi ha molta esperienza e da sempre segue tutte le situazioni complesse presenti all'interno dell'RSA. A seguire l'avvocato Andrea Danilo Conte, no? Che entrerà più nel merito di tutte quelle che possono essere la parte più vertenziale sui diritti, sulla parte contrattuale, e in ultimo Iole Zilli, che è un'arte terapeuta di Firenze all'interno di una RSA. Naturalmente, magari Paola potrà dire due parole in più quando nel presentare sia Andrea Conte che Iole Zilli, che visto che sono di Firenze e lei li conosce. E invece adesso io darei all'inizio la parola a Mauro Capo, per cominciare proprio a introdurre l'argomento sul tema degli operatori sociosanitari e degli operatori all'interno delle RSA. Grazie. Ciao a tutti, grazie, buonasera, spero che mi sentiate. Sì, ti sentiamo. Perfetto, perfetto. Allora, mi presento, mi chiamo Mauro Caffo, lavoro come operatore sociosanitario presso una residenza per anziani dell'ASP di Parma, delegato dell'Unione Sindacale di Base. Ormai quello che abbiamo visto in questo anno e mezzo dallo scoppio della pandemia, abbiamo visto la fragilità di questi servizi, ma quello che comunque più che altro mi vorrei concentrare oggi da chi comunque vive e lavora in prima linea, come diceva Laura, all'interno di queste residenze che veramente in pochi conoscono. Partiamo da quello che comunque l'atto pratico di quello che è il lavoro e comunque il rapporto numerico che noi ci ritroviamo a dover sopperire per cercare di portare le cure adatte. La media del rapporto si tratta di un operatore sociosanitario per 26 anziani e di un infermiere per 50 anziani. Questa è la media del rapporto che comunque c'è
quasi tutte le residenze su tutto il territorio nazionale. Ho la fortuna di lavorare presso un ente pubblico rispetto a tanti colleghi che lavorano presso il privato, su cui comunque entrerà sicuramente più nel merito Paola Sabatini del CUB Sanità. Quello che comunque vorrei concentrarmi è intanto su un discorso contrattuale, perché le differenze contrattuali sono abissali rispetto a chi comunque lavora all'interno degli ospedali. Ad esempio, per quanto riguarda il mio settore, sono inquadrato con un contratto di enti locali. Nel contratto degli enti locali basta andare a verificare, così perché comunque si tratta di contratti che trovate tranquillamente in internet, non si cita minimamente chi lavora all'interno delle residenze per anziani. Quando è necessario comunque avere un inquadramento nel contratto della sanità pubblica, perché noi prestiamo un lavoro prettamente sanitario. E abbiamo visto i risultati quando la sanità è fuori da questi servizi, perché non è soltanto una parte assistenziale. 20 anni circa di esperienza lavorativa, le patologie sono plurime, sono di vario tipo e servono sempre maggiori competenze. Sulle maggiori competenze, lì, e lo dico purtroppo con rammarico, quello della figura dell'operatore sociosanitario dal 2008, quindi parliamo dal momento della prima crisi finanziaria, è diventato il ripiego per tanti. Anzi, io ho massimo rispetto per chi decide di rimettersi in gioco per cercare un'occupazione. Però, essendo diventato un ripiego, il lavoro di cura non è un lavoro per tutti. E questo qua è un grosso problema, e soprattutto le formazioni dell'operatore sociosanitario è in mano agli enti formativi privati. Enti formativi privati, che il concetto stesso del privato deve fare profitto, perché comunque si tratta di corsi che il minimo del costo è 2.500-3.000 euro, proprio su tutto il territorio nazionale. Io ebbi la fortuna di farlo ancora finanziato dalla regione, quindi è un po' questo. Quello che è un altro problema è che adesso stiamo vivendo ancora appieno e nuovamente stiamo tornando nuovamente indietro su quello che è la carenza di personale. Perché? Perché tendenzialmente da chi lavora all'interno delle residenze per anziani tenta di andare via per questioni contrattuali, per questioni di sfruttamento dove succedono all'interno del settore privato, quindi parliamo di cooperative, di fondazioni e via dicendo, ma anche chi, come me, lavora all'interno di un ente pubblico, per cercare comunque una situazione lavorativa diversa, con contratti migliori e per il carico di lavoro, perché il lavoro dentro le residenze per anziani ben pochi conoscono. Tante volte, gli operatori vengono additati, ma credetemi, quando ti ritrovi in due operatori con la media di 26 anziani, riuscire a prestare le cure adatte è praticamente impossibile. Qui è un problema di quelli che sono i parametri nelle varie regioni, che poi siamo lì. A proposito di parametri, perché ho sentito che Laura ha parlato dei fisioterapisti, tanto per dire, in Emilia-Romagna il fisioterapista prevedono un numero veramente ridotto. Ad esempio, in una struttura con 90 posti letto si prevede un fisioterapista e mezzo, quindi uno a tempo pieno e uno part-time. Addirittura, per le norme dell'accreditamento, quando un fisioterapista si assenta per lungo periodo, quindi che possa essere un'aspettativa, una maternità, assenze per malattia, non c'è l'obbligo di sostituire. Quindi figuriamoci. Quindi già con il rapporto che ha anche il fisioterapista, figuriamoci quando manca la figura del fisioterapista. E lì poi vediamo i risultati che avvengono. Tornando sul discorso dei contratti, intanto per dire un proprio la differenza su quello che comunque è il contratto rispetto al contratto della sanità. Ad esempio, in Emilia-Romagna, durante la pandemia, sono stati da parte della regione, perché sappiamo bene che ogni sistema sanitario è regionalizzato, quindi è tutto in mano ad ogni regione.
Per chi lavorava all'interno del sistema sanitario sono stati erogati dei premi Covid, semplifico in questo modo, a differenza invece di chi lavora all'interno delle residenze per anziani, che siamo stati duramente colpiti. I numeri, purtroppo, che poi numeri, persone, storie, come dico, soltanto in Emilia-Romagna abbiamo avuto più di 2.000 decessi all'interno delle residenze per anziani, solo in Emilia-Romagna. Quindi sul panorama nazionale, secondo me, siamo numeri molto, molto più elevati. E per fortuna, grazie all'impegno che abbiamo messo all'interno dell'azienda dove lavoro, si è riusciti a racimolare una somma, che comunque per un'azienda municipalizzata sono soldi, di un premio Covid che verrà erogato adesso nel mese di luglio. Che comunque per il pubblico impiego c'è la produttività, tutto un meccanismo che comunque è un risultato che siamo riusciti a portare a casa. Almeno in Emilia-Romagna siamo stati soli, secondo me su tutto il panorama nazionale, perché poi panorama nazionale di strutture a gestione pubblica saranno sì e no neanche il 20%. In Emilia-Romagna contiamo che esistono come ASP pubbliche, c'è cioè Parma, Reggio Emilia, Bologna e Fidenza, che è un comune in provincia di Parma, e qualcosa nella zona romagnola. E anche lì in Emilia-Romagna la media è quella: l'80% delle strutture sono a gestione privata. Gestione privata che conosciamo, poi il nome stesso privato. Quello che comunque vorrei un attimino dire è che il pubblico è quello che funziona. Noi per fortuna già da l'estate scorsa siamo riusciti a garantire in modalità protetta le visite dei familiari. Adesso siamo tutte strutture Covid-free. Abbiamo già dal gennaio di quest'anno siamo stati praticamente tutto il personale vaccinato. Logicamente le visite vengono fatte protette perché, lì mi collego un attimino su un discorso un po' fuori da quello che mi compete. È tutto il gioco dello scaricabarile, come abbiamo visto. Il ministro Speranza ha fatto la sua normativa delegando le regioni delegando le ASL e le ASL delegando il gestore della struttura, dove logicamente il gestore della struttura, lo dico chiaramente, non è che si può andare a assumere i rischi quando poi chi sopra di lui e che dovrebbe avere le responsabilità politiche e legislative non se le è prese. Però, tornando un pochettino su quello che è il rapporto numerico e del lavoro, la necessità di riuscire ad incentivare i lavoratori di rimanere all'interno di questi servizi, quindi parliamo proprio di una questione economica, remunerativa, una questione contrattuale con maggiori tutele. Perché vedo io i tanti colleghi dell'agenzia interinale, dell'agenzia del lavoro somministrato, credetemi, è il nuovo far west dello sfruttamento. È un vero e proprio far west. Colleghi che si ritrovano ad andare avanti a contratti di 15 giorni, contratti di un mese, costretti a dire sì a qualunque tipo di richiesta perché c'è la paura di perdere il posto di lavoro. E quindi già lì, potete immaginare uno con quale spirito può andare a lavorare. Vi dico, vi garantisco che si parla di colleghi comunque con grossa preparazione. Quello che manca all'interno delle residenze per anziani è la preparazione specifica. Nonostante le formazioni che vengono fatte, perché poi, diciamo, per le varie norme dell'accreditamento, i vari datori di lavoro hanno l'obbligo di dover fare delle formazioni, che purtroppo però sono formazioni a livello teorico, perché in pratica non le puoi mettere. Parlo anche di un esempio banale. La persona disfagica, quindi chi ha problemi di deglutizione, ha necessità di molto più tempo per essere magari imboccata, per aiutarla durante la somministrazione del pasto. All'interno di questi servizi, quando il rapporto numerico, perché poi credetemi, in questi ultimi anni ho visto anche sempre meno familiari, perché quando abbiamo i familiari presenti, che io lo dico chiaramente, per me il familiare è una risorsa, come per tutti, che
che se ho il familiare che mi aiuta durante la somministrazione del pasto, io posso permettermi di dedicarmi a qualcun altro. Dobbiamo pensare che l'80% degli anziani dentro le residenze sono soli, soli o proprio soli, o che perlomeno non hanno una rete familiare talmente presente. E questo deve essere detto in una maniera chiara. E quindi bisogna, anzi, ancora di più, proteggere e tutelare chi è solo. Questo qua deve essere un messaggio importante che io ci tengo particolarmente. E quindi figuratevi quando poi magari io mi ritrovo, che comunque con le esperienze che ho visto, nel dover imboccare 4-5 anziani contemporaneamente. Perché? Perché sei solo dentro la sala, devi dispensare e via dicendo. E qui le varie istituzioni e tutto il mondo deve comunque capire dove sono poi i problemi. Poi parliamo di tante strutture vecchie, fatiscenti, gli spazi non adatti, che non è soltanto un problema, è un problema veramente diffuso un po' ovunque. E poi, sempre lì, tornando su quelli che dopo tanti anni in cooperativa posso pure parlare che rispetto a dove ero prima, adesso sono in paradiso, lo dico proprio chiaramente, mi sento pure un privilegiato quasi rispetto a tante altre situazioni. E il problema dei contratti, perché scappano? Perché la gente va via? Quando vengono fatti i concorsi in ospedale c'è un esodo di personale in una maniera disarmante e tu ti ritrovi a dover fare i doppi turni, dover coprire perché c'è la carenza di personale, perché? Perché i contratti sono penosi. E qua è colpa di quelle organizzazioni sindacali che firmano certi contratti. Non dico i nomi, ma è facilmente immaginabile. E quindi è questo qua. Potrei dilungarmi, ma preferisco un attimino chiudere e lasciare lo spazio a qualcun altro. Io posso parlare di quello della mia esperienza e di quello che comunque in questo anno e mezzo si è riuscito a fare attraverso Medicina Democratica, il coordinamento che abbiamo fatto, perché ho notato che il mettersi insieme lavoratori, operatori e familiari siamo l'unica forza, perché come lavoratori da solo non veniamo considerati, anzi ci ascoltano poco. I familiari da soli, e qui chiudo quando un attimino che ho perso il filo, è quello che negli ultimi anni, col fattore che c'è una lista di attesa enorme dei posti letto all'interno delle residenze. Perché comunque nel domicilio e fino a un certo punto è inutile negare che possono essere seguiti arrivati a un certo momento, perché comunque poi c'è bisogno di cure di un certo tipo. E il personale qualificato, credetemi, all'interno esiste. Esistono grandi professionisti e persone che lavorano con grande coscienza. Se poi il sistema non funziona, abbiamo visto quello che è successo. E negli ultimi anni ho visto sempre meno familiari e soprattutto, ecco dove volevo arrivare, qualche diversi anni fa, quindi parliamo di 6-7 anni fa, le famiglie si potevano pure permettere la badante che entrava dentro la residenza, che comunque anche lì durante il pasto e via dicendo. Adesso non c'è più questo qua perché? Perché si è ridotta la possibilità economica. Ai familiari, che comunque magari anche il familiare che giustamente si lamenta, gli dicono: se vuoi te lo porti a casa, tanto c'è la lista d'attesa, via uno e via l'altro. Quindi è questo. Quindi arrivando a conclusione, solamente una può essere la soluzione per non rivivere quello che abbiamo visto, perché ho visto l'impotenza un anno e mezzo fa. Mi ricordo quando avevamo la camera mortuaria piena e non avevamo i lettini dove poter mettere le salme. E sono stato costretto a dover dare i letti doccia. E quella volta, quando rientrai a casa, mia moglie mi vide che ero scombussolato, che dopo tanti anni, cioè timbri ed esci, perché altrimenti non potresti fare questo lavoro. Il lavoro non lo porto a casa. Però dopo quella volta mi è rimasto un segno che veramente in pochi possono capire i colleghi, chi lavora nella sanità, chi lavora all'interno delle residenze per anziani. Bisogna investire, il sistema sanitario nazionale si deve fare carico, bisogna inquadrare il personale nel contratto sanità pubblica.
perché è quello che ci serve, è quello che facciamo. Grazie a tutti e scusate se magari mi sono dilungato. Grazie sempre a Medicina Democratica per l'attenzione che pone a questo tema. Grazie, grazie a tutti. Grazie a te Mauro, perché intanto sei stato assolutamente nei tempi e va benissimo. E hai fatto uno spaccato molto chiaro di quella che è la situazione di generalmente in queste strutture, perché giustamente tu richiami il personale formato, però quello che si evince è che queste strutture poggiano su questo personale. Se non ci fosse questo personale, i medici dove sono? Gli infermieri sono pochi. Le altre figure, tu stesso hai detto, c'è una veramente una presenza minimissima e se non ci sono non vengono sostituiti. Allora io credo che noi quello che vogliamo è che queste strutture, che vogliamo siano strutture sanitarie che curano le persone con tutte le problematiche di malattia, di cronicità, di non autosufficienza, abbiano veramente tutte le figure professionali preparate, ma presenti in numero adeguato e non in questa situazione che sembra veramente una catena di montaggio dove devi fare delle cose con dei tempi minimissimi e con una situazione contrattuale pessima. Per cui hai fatto veramente una fotografia dell'esistente, secondo me, molto molto importante. E a questo punto passo la parola a Paola Sabatini che anche lei in rappresentanza di CUB Sanità, ma anche grazie proprio alla sua esperienza professionale e di lotta e di battaglia anche all'interno di Medicina Democratica, può continuare su questo argomento degli operatori, come sono trattati e come vivono all'interno di queste strutture. Grazie. Sì, salve a tutti. Allora sì, mi presento velocemente perché magari ci siamo visti agli incontri. Sì, appunto, io sono anch'io un'operatrice sanitaria, una ex operatrice sanitaria, ho lavorato quasi 40 anni nel settore della disabilità e nel settore pubblico, quindi come diceva Mauro, anch'io mi sento una privilegiata. Ho lavorato per tanti anni fianco a fianco con i lavoratori delle cooperative. Perché? Perché molti servizi territoriali, quelli soprattutto nel settore della disabilità, degli anziani, ma anche del settore delle dipendenze, della salute mentale, in questi anni sono stati tutti esternalizzati. Io ho iniziato a lavorare, diciamo, agli esordi della riforma sanitaria, quindi ho iniziato a lavorare quando i servizi erano prevalentemente tutti pubblici e via via nel corso del tempo mi sono trovata sempre di più a lavorare fianco a fianco con operatori invece di cooperative ed esternalizzati. E in questo momento, diciamo, sono in pensione e mi occupo in particolare appunto di lavoratori delle cooperative e soprattutto dell'RSA, perché mi è capitato, insomma, la cosa è anche un po' partita, mi piace anche un po' ricordarlo, perché circa 10 anni fa è partita anche una collaborazione con l'Associazione Adina di Firenze, perché ci fu il tentativo da parte dell'azienda sanitaria di chiudere una storica residenza sanitaria pubblica, che era ancora pubblica, ne erano rimaste solo due, e questa RSA doveva essere chiusa perché era localizzata in un'area dismessa dell'ex ospedale psichiatrico e era già stato fatto un accordo e l'accordo prevedeva che i lavoratori sarebbero stati trasferiti in delle strutture private, no? E devo anche dire che appunto alcuni sindacati, soprattutto i sindacati confederali, cercavano di convincere che per loro sarebbe stato un miglioramento, perché comunque venivano inseriti con un contratto che era il contratto ANAS, avrebbero avuto la 14ª, quindi loro sarebbero stati meglio se la struttura chiudeva. Gli anziani sarebbero stati smembrati e messi in varie strutture sempre private, proprio perdendo due di qua, due di là e così via. In quell'occasione si riuscì a mettere insieme una grande forza fra familiari e noi come sindacato, si fece una grossissima battaglia
mettendo proprio insieme queste due forze, anche spiegando anche ai lavoratori, diciamo, gli inghippi che c'erano dietro questa apparente ricollocazione, che non era fra l'altro neanche garantita. Una battaglia che poi abbiamo vinto, perché questa struttura è rimasta, mettiamo in ballo anche dei comitati territoriali, perché questa area doveva essere dismessa, era l'area appunto dell'ex ospedale psichiatrico, invece è tuttora aperta, non è stata venduta, ci doveva essere un progetto, diciamo, di costruzioni, insomma di residenzialità, ecco, doveva perdere la funzione pubblica. L'area è rimasta, non solo per la nostra battaglia, comunque la struttura è ancora lì, esiste ancora. La Iole, che dopo parlerà a breve, sarà coordinatrice di questa struttura, e quindi praticamente, ecco, diciamo, abbiamo visto che quando si riesce a mettere insieme le forze dei lavoratori e degli utenti, si possono anche ottenere delle cose. Ecco, volevo fare questa piccola premessa, e poi Mauro ha già detto tante cose, no? Comunque, quello che volevo riportare appunto è proprio il fatto appunto delle esternalizzazioni. Allora, c'è il report di Amnesty International del 2020, quello sulle RSA e decessi avvenuti, ci dice proprio che solo il 26% sono rimaste pubbliche delle RSA. Il resto è tutto privato, no profit, poi dietro il no profit sappiamo anche che cosa si cela, e profit. Nella nostra regione, Regione Toscana, su 322 RSA, 221 sono private. 101 risultano pubbliche, ma queste pubbliche, il pubblico si riferisce al fatto che la proprietà è pubblica, ma la maggioranza sono invece comunque date in gestione poi comunque alle cooperative, anche quelle, a differenza un po' della situazione che diceva Mauro. In Toscana ormai anche quelle che hanno l'edificio pubblico oppure che sono magari gestite da ASP, in realtà poi hanno fatto degli appalti, e quindi gli operatori, la manodopera è comunque in gestione a cooperative sociali, al terzo settore. Ecco, e quindi l'organizzazione è soggetta a quello che diceva sempre Mauro, che sono le normative regionali di accreditamento. Quindi queste normative di accreditamento, Mauro citava un operatore ogni, ecco, qui in Regione Toscana addirittura si va a minuti, a minutaggi di assistenza, in base al singolo paziente, e il numero di personale è stabilito anche nei vari appalti moltiplicando i minuti, diciamo, che si ritiene utili per l'assistenza di queste persone, per il numero dei malati che ci sono ricoverati. Per cui, per esempio, è previsto che sono 2 ore e 24 di addetto all'assistenza, è previsto 40 minuti di infermiere, è previsto 10 minuti di fisioterapia, 10 minuti di educatore, che moltiplicato per il numero dei malati presenti poi qualificano le ore che dovrebbero, di assistenza, che dovrebbero essere erogate. Poi c'è il problema che diceva pure Mauro delle sostituzioni. Da noi non è proprio come ha detto lui, cioè da noi le sostituzioni sì, vengono fatte del personale assente, le figure appunto non le osse, però su 3 mesi. Quindi può capitare che magari l'educatore manca 3 settimane, quelle 3 settimane non viene sostituito, quindi non c'è, basta che nei 3 mesi poi il conto torni, ma quello non vuol dire assolutamente, questo si fa proprio capire quanto conta solo il meccanismo economico, no? Perché chiaramente la cooperativa per riscuotere deve erogare le ore d'assistenza, perché se no i soldi non glieli danno, no? Però magari se non li dà in quelle 3 settimane e manca l'operatore, le dà dopo, riscuote lo stesso, però nel frattempo i pazienti sono rimasti senza l'operatore, ecco. E questo è dovuto proprio anche alle leggi regionali dell'accreditamento che prevedono queste cose. Ma oltre il problema, e questo infatti in questi periodi, per esempio anche stamani, guardate, ho avuto un incontro con una cooperativa, perché praticamente in questo periodo in cui è successo che ci sono stati tanti di questi decessi nelle RSA, ci sono dei posti vuoti, si fa un po' fatica anche a, le persone rientrano con un po' di più difficoltà, no? Finora, perché c'era il problema anche di tutte le procedure per i rientri, ma ora anche perché c'è il problema appunto dei pagamenti, quello che si è sempre detto, no? Dell'accesso alle quote sanitarie e anche il pagamento delle quote sociali, le famiglie sono anche in difficoltà economica, quindi
chi può magari rinuncia anche, ci sono delle rinunce all'ingresso anche se le persone sono in lista d'attesa. Ecco, allora succede che ci sono dei posti vuoti, quindi le ore degli operatori vengono riparametrate sul numero degli ospiti e ci sono quindi gli esuberi del personale. Il personale è messo in cassa integrazione per ora, finché c'è blocco dei licenziamenti, però ci si potrà trovare, le operative già ci stanno dicendo che quando finirà il blocco dei licenziamenti bisognerà un po' rivalutare. Quanti operatori servono se non ci sono rientrate, se non ci sono rientri nell'RSA. Ecco, però al di là del problema del numero, quindi quantitativo, c'è anche quello proprio della qualità delle figure che sono previste, no? Si diceva anche un pochino prima, appunto, a parte l'infermiere, il fisioterapista, l'animatore, per esempio il terapista occupazionale non è previsto. Ora dopo mi fa piacere che parli la Iole perché lei è un'arte terapeuta. Ecco, è una figura professionale che, diciamo, noi abbiamo avuto la fortuna, che c'è, è stata prevista questa figura professionale in alcuni centri diurni perché c'erano dei progetti sperimentali e sono state previste delle figure aggiuntive, però vanno un po' a morire anche in questo appalto prossimo che ci sarà, le ore di queste figure verranno ridotte. E quindi praticamente, ecco, anche a livello di qualità delle figure professionali presenti, è proprio l'essenziale, appunto, come dicevate prima, poi alla fine l'OSS è quello che ha a carico tutto, è la figura dell'assistenza, ma nella struttura non dovrebbe esserci solo l'assistenza, si parla di malati che avrebbero tanti altri bisogni. Volevo fare anche un cenno a quello che si prevede col recovery plan. Perché? Perché nel recovery plan ci saranno date grosse risorse, cioè sapete, no, che è stato finanziato con 19 miliardi, anche se nella sanità se ne è persi 35, vabbè, comunque a parte la quantità anche qui, è come vengono destinate queste risorse. Queste risorse molte verranno destinate alla digitalizzazione. Ecco. E è vero che durante la pandemia sì, sicuramente è stata importante la comunicazione a distanza anche nell'RSA per il mantenimento dei rapporti, ma la nostra sensazione è che anche qui si tenda più a investire su queste forme, diciamo, di cura e di rapporti a distanza, quando invece il rapporto proprio umano, diretto, la risorsa della persona, poi alla fine è quella fondamentale, no? Vabbè, io vedo abbastanza pericolosa questa tendenza, che vale fra l'altro anche nel pubblico, perché anche nel pubblico si prevede un grosso investimento nella digitalizzazione, nelle risorse tecnologiche, ma le risorse tecnologiche, se non ci sono le persone, gli operatori che le fanno funzionare, difficilmente vanno avanti da soli. Poi, vabbè, Mauro ha accennato il problema del contrattuale. Sì, è chiaro che nelle strutture esternalizzate ci sono almeno 12 contratti diversi. Io l'altro giorno ero in un'altra struttura gestita per esempio dalle suore, lì hanno il contratto Agidae, poi si va nella struttura privata, c'hanno il contratto Anaste, poi c'è quello delle cooperative sociali, poi c'è quello dell'ANFAS, poi insomma 12 contratti diversi, almeno 12 o 13 contratti diversi, accomunati da un'unica cosa, che sono tutti comunque almeno il 30, gli operatori guadagnano almeno il 30% in meno di quelli degli operatori del servizio pubblico, per tutti più o meno i profili professionali. Ecco, e oltre a quel discorso anche del premio che diceva Mauro, anche qui nella nostra regione è stato stabilito un premio di disagio per 2 mensilità per i dipendenti pubblici, ma gli operatori dell'RSA non sono stati considerati tra quelli che dovevano avere un premio per il disagio. Eppure anche tanti di loro hanno fatto turni e lavoro molto pesante e si sono anche tanti di loro ammalati. Ecco, poi si dice che appunto molti RSA sono gestite da cooperative. Allora, la parola cooperative anche qui va un pochino sfatata perché molte sono aziende, molte sono multinazionali. C'è questa storia, per esempio, di questa, tanto si possono dire anche i nomi, perché compaiono sui giornali. La Serene Orizzonti, per esempio, credo che forse l'avete sentita rammentare, che cerca di entrare un po' da tutte le parti, anche in Toscana si è presa 2 o 3 strutture,
l'amministratore delegato è stato arrestato per danni allo Stato perché praticamente conteggiavano delle rette false, no? Perché questo anche avvalendosi del fatto che i controlli purtroppo sono pochi anche da parte dell'ente pubblico. Quindi non c'è un controllo né sul rispetto dei parametri di accreditamento e poi anche non sempre c'è un controllo serio sui fatturati e su quello che viene, su quello, insomma, su quello che viene presentato da chi gestisce. E oltre alla parte economica, poi chiaramente c'è tutta la parte normativa, perché appunto anche sui problemi della maternità, dei congedi, dei permessi, degli orari e la formazione, i dipendenti del settore appaltato hanno molti meno diritti, l'ha già detto anche Mauro, no? Anche nel fatto della formazione. Poi continuamente i cambi d'appalto. Ad ogni nuovo cambio d'appalto, si dice nell'appalto che va mantenuta la continuità, no? E questo chiaramente interessa anche perché anche i familiari hanno i loro anziani lì. Allora c'è una gestione, poi 3 anni, 4 anni, si fa un nuovo appalto, cambia la cooperativa, cambia l'organizzazione, cambia il coordinatore e anche per i lavoratori hanno un nuovo datore di lavoro con le proprie regole. E spesso, fra l'altro, gli viene chiesto ai lavoratori di diventare soci di queste cooperative, quindi di ripagare spesso anche la quota sociale, perché si entra in una cooperativa, quindi si paga la quota sociale per entrarci. E ecco, in questo periodo, per esempio, con il fatto che tutte le spese per i dispositivi, no? Che tra l'altro, insomma, si sa bene quanto si è dovuto anche lottare anche noi come sindacati, insomma, per avere a disposizione per i lavoratori tutte le misure di sicurezza, qualcuno è stato più preciso, qualcun altro meno, insomma così. E, ecco, anche per i dispositivi, ora le cooperative si stanno lamentando che hanno speso troppo, perché chiaramente hanno preso l'appalto, non era mica previsto che c'era la pandemia, quindi la spesa messa per la sicurezza è diventata molto più alta, essendoci la pandemia. E quindi diverse ora hanno dichiarato degli stati di crisi. Stati di crisi che poi si ripercuotono anche qui sui diritti dei lavoratori. Per esempio, siccome tutti sono anche soci, qualche cooperativa ha fatto la riunione dei soci, per cui va bene, quest'anno la tredicesima si rimanda, qualche cooperativa ha detto, vabbè, i primi 3 giorni di malattia che sono a nostro carico, per qualche tempo non ve lo paghiamo perché così si rimette in pari i conti e così via. Quindi i lavoratori diventano poi il rischio di impresa, in sostanza, che dovrebbe essere sul datore di lavoro, va a carico dei lavoratori. Ora non voglio fare proprio un quadro così nero, ma questo quadro nero fa capire anche perché tanti lavoratori non aspirano altro che a fare il concorso nel pubblico e che appena esce un concorso ci si buttano tutti e che appena vengano chiamati nel servizio pubblico scappano. Ma non scappano. Se, secondo, insomma, perché io vedo, conosco tanti lavoratori e sono anche appassionati del proprio lavoro. E, durante il periodo della pandemia, cioè, avevo lavoratori che mi telefonavano in pianti quando qualche anziano moriva, quando c'era, insomma, il periodo che non sapevano come fare a gestire la situazione. Quindi, ma la fuga viene proprio perché a fronte di tutto questo, diciamo, uno cerca di andare a stare un pochino meglio, no? Quindi il lavoro nell'RSA finisce per essere un lavoro un pochino di ripiego, come diceva anche Mauro, finché non si trova qualcosa di meglio. E questo non permette poi di avere invece quelle figure preparate, professionali, che diano continuità e che portino anche avanti, diciamo, questo tema sulla formazione che invece sarebbe necessario. L'ultima cosa che volevo ancora dire riguarda anche l'età delle persone che ora lavorano nell'RSA. Allora c'è l'aumento dell'età pensionabile, questo vale per tutti, no? Ci sono anche molti extracomunitari che lavorano nell'RSA e che quindi magari hanno cominciato a lavorare, non hanno raggiunto i 43 anni, 42, quello che prevede ora. Cioè, ci capita di avere lavoratori che hanno l'età degli ospiti, perché un lavoratore che ha 66 anni o 67 anni e che sta per andare in pensione può avere l'età che ha qualche ospite o qualche malato che è ricoverato. E
spesso non ci possono andare in pensione perché non hanno i requisiti e tanti hanno anche delle malattie professionali. Malattie professionali, per esempio l'usura, cioè anche legate un po' ai trasferimenti, al fatto che per anni sono mancati anche gli ausili, i sollevatori, anche su questo si deve fare sempre tante battaglie perché ci siano tutti gli ausili necessari per la salute degli operatori, ma anche degli anziani che ci sono nelle strutture. E quindi però anche queste malattie professionali, vabbè, non vengono quasi mai riconosciute dall'INAIL, insomma noi si collabora con lo sportello salute di medicina democratica, Gino Carpentiero e anche l'avvocato Rombolà che aiuta su questo sa quanto sia difficile, ma tante volte gli stessi lavoratori si trovano a doverle nascondere al medico del lavoro quando vanno a fare la visita. Perché? Perché se dicono che hanno tutte queste patologie, magari capita, come succede, che il medico del lavoro li giudica inidonei al lavoro. Ma un lavoratore di una cooperativa inidoneo a fare l'OSS perché magari ha la periartrite o ha delle ernie, che futuro ha? C'è un futuro di licenziamento, perché la cooperativa non è in grado può dimostrare che non è in grado di ricollocarla. Quindi ci capita anche che tanti lavoratori magari cercano comunque di continuare a lavorare nonostante abbiano loro stessi delle patologie, siano loro stessi malati. Quindi tutto questo, insomma, vorrei che portasse alla conclusione sulla necessità di far ritornare queste strutture a una gestione pubblica, anche se ho detto che io sono stata un'operatrice pubblica, devo dire che come si è trasformata ora la sanità non basta più dire bisogna tornare al pubblico, bisogna che anche il pubblico ritorni però a dei principi di servizio in ragione dei bisogni delle persone, non improntato ai criteri economici e produttivistici come ora, perché se no non è che si migliora tanto la situazione. Sì, magari i lavoratori, se si trova, tra l'altro c'è anche il problema che se anche si fa un processo di reinternalizzazione c'è da gestire la situazione degli operatori, perché c'è un concorso da fare, quindi non è detto che con la reinternalizzazione si garantisce che gli attuali operatori restano a lavorare, quindi anche questo apre un'ulteriore problematica. Ma oltre questo, ecco, c'è anche il discorso di cambiare la modalità di lavoro anche nei servizi pubblici. Mi fermo, allora dico due parole su Iole, che dovrebbe intervenire ora, appunto, che vi ho detto, è un'arte terapeuta, una coordinatrice, una che crede molto nel suo lavoro, quindi penso che la Iole sarà uno spaccato più positivo di quello che ho dato io. E poi l'avvocato Danilo Conte, con cui si collabora molto su varie vertenze che riguardano i lavoratori appaltati. Ok, sì, nella scaletta io avevo messo prima l'avvocato, però va benissimo se... interviene. No, come volete, va bene anche. Sì, sì. Va bene, allora seguiamo, diamo la parola all'avvocato. Bene, grazie. Io vi ringrazio per avermi invitato e poi vi ringrazio per avermi messo dopo Paola e Mauro, perché potrei dire con gergo giuridico che mi riporto a quanto hanno detto loro e sintetizzare il mio intervento, nel senso che Paola e Mauro hanno davvero trattato un po' tutti gli argomenti che sono all'ordine del giorno per i lavoratori di questo settore. Ma il mio ringraziamento, diciamo, non è formale ed è proprio di gratitudine per la lungimiranza con la quale avete in questo ciclo di incontri voluto inserire le problematiche dei lavoratori, perché il tema della contrapposizione del bilanciamento dei diritti costituzionali è un tema sottovalutato a mio parere e sul quale il libero mercato, l'ideologia liberista degli ultimi 20 anni ci ha marciato moltissimo. Noi siamo stati vittime come cittadini, intendo in questo caso, da almeno gli anni 90 in poi, di questa contrapposizione costruita molto, in maniera molto organica e molto raffinata.
finalizzata a contrapporre il cittadino, il consumatore, l'utente e con il lavoratore, no? È una tematica che riguarda tutti i servizi pubblici essenziali e che è delicatissima. Pensiamo ad esempio alla cosa avviene in materia di trasporti, no? E che nel settore della sanità, della scuola, dei servizi pubblici essenziali, appunto, è un tema veramente dirimente. Io magari mi riprometto, se ho tempo, di tornarci nella parte finale del mio argomento, ma volevo richiamarla già nell'introduzione per complimentarmi, ecco, per aver messo insieme i diritti dei lavoratori con i diritti delle famiglie, con il diritto alla cura e alla salute, perché appunto va sfatato il luogo comune che si tratti di diritti contrapposti, proprio l'esatto contrario, sono due diritti alleati che rispondono ad una visione solidale e comunitaria della collettività nazionale e dei diritti costituzionali. Ed è invece il contrario, è il contrapporli artatamente, artificialmente, che non risponde al disegno costituzionale che dovrebbe ispirare le scelte del legislatore e della politica. Quindi è importante che voi lo abbiate fatto in un contesto in cui la centralità del ciclo, diciamo così, è sul diritto alla cura e sul diritto alla salute, che abbiate voluto fare questa focalizzazione oggi invece sul diritto, sui diritti dei lavoratori e degli operatori della sanità. Anch'io prima di, come un po' facciamo tutti in questo periodo di questo anno e mezzo, ogni volta che ci incontriamo per discutere di quel tema, partiamo da questo anno e mezzo, perché appunto ci sono due modi diversi, no, di affrontare quello che è accaduto. Uno, quello di ritenerlo una parentesi per poi tornare a tutto come era prima, ed è il contrario, diciamo, di chi è intorno a questo incontro di oggi, questo primo approccio. E l'altro invece quello di utilizzare quello che è accaduto per riflettere sugli errori strutturali, sulle disfunzioni già preesistenti, sui modelli organizzativi, di impresa, di pensiero, di politica, ma anche di ideali che vi erano prima e che la pandemia ha in qualche modo scoperchiato, catalizzato, messo in luce. E quindi anch'io parto da alcune brevi riflessioni sui dati che ci sono pervenuti nel settore che ci riguarda in questo ultimo anno e mezzo, in particolare da uno studio che aveva effettuato l'Istituto Superiore per la Sanità alla fine del primo lockdown, diciamolo così, cioè nel maggio-giugno del 2020, e che però appunto a me serve poi come spunto per dati significativi. Beh, una premessa metodologica anzitutto, perché i dati che vengono fuori da questo tipo di indagini sono sempre dati da considerare, da valutare con molti filtri, con molta attenzione, e questo spiega il perché di qualche differenza tra i dati che risultano da questo studio e il dato dell'esperienza comune, quanto diceva Mauro prima, quanto riferiva Paola prima e anche quanto io percepisco dal mio osservatorio, che non è un osservatorio statistico, ma è un osservatorio di un avvocato sul campo, diciamo così, di un avvocato che fa anche gli sportelli per i lavoratori e che quindi incontra i lavoratori indistintamente, ecco. E cioè, qual è il dato da filtrare? Beh, dobbiamo tenere presente che quando un Istituto Superiore per la Sanità o un ente statistico rivolge un questionario o delle domande alle strutture, è ovvio che le strutture che rispondono non sono mai le peggiori, sono già quelle in cui il filtro avviene automaticamente e il dato quindi che ne emerge è un dato che va filtrato, perché se allo studio a cui mi riferisco ha risposto il 42% delle strutture esistenti sul territorio nazionale, che è un dato importante perché sono quasi la metà delle strutture, si deve però ritenere che non siano proprio le strutture meno attente e meno sensibili, no, alle,
ai censimenti, alla volontà anche di migliorare, perché già il rispondere ad un questionario vuol dire iscriversi in un ambito di istituzionalizzazione importante e in qualche modo avere una certa sensibilità. Quindi possiamo dare per scontato che quel 58% che non ha risposto, se non è nemmeno interessato a rispondere a un questionario dell'Istituto Superiore della Sanità, a perdere qualche minuto per compilare una modulistica, probabilmente è perché avrebbe dato delle risposte molto peggiori rispetto a quelle che ci sono pervenute. E il primo dato che emerge da questo studio è appunto una questione classica, cioè quella del rapporto tra personale medico, infermieristico e utenti. Emerge un dato fin troppo ottimistico, appunto, di un rapporto tra 1 e 8, da 1 a 8, che è un dato che contrasta con la percezione che abbiamo noi, di cui parlava anche nella sua esperienza Mauro prima, ma diciamo lo studio chiarisce già subito che si tratta di una media molto molto poco significativa, poiché come tutte le medie, no? Le medie funzionano mettendo insieme estremi molto opposti, e allora già da quello studio viene fuori che nell'ambito delle strutture che hanno risposto, già quindi nell'ambito di quelle che hanno risposto, il rapporto oscillava tra strutture di eccellenza in cui si arrivava ad un rapporto quasi di 1 a 1 a strutture in cui il rapporto è da 1 a 42 a 45. Da qui poi una risultante appunto poco significativa alla fine, perché dire che la media di 3.000 strutture, 3.400 strutture che hanno risposto al questionario è di 1 a 8, quando poi in quelle strutture abbiamo casistiche in cui il rapporto è da 1 a 1 o da 1 a 2 e altre casistiche in cui da 1 a 42, alla fine emerge non tanto il dato di 1 e da 1 a 8 quanto il dato di una varietà inammissibile, tutto sommato, no? Che dovrebbe far riflettere, perché è una media che non c'entra niente, ecco, rispetto, non è una media che risulta, voglio dire, un conto è che una media da 1 a 8 risulti per una media in cui il rapporto è da 1 a 6 a 1 a 10, e allora gli dice la media è 1 a 8, ma se è il risultante di un rapporto da 1 a 2 a 1 a 42, è un dato che mi dice solo che c'è un panorama estremamente variegato. E peraltro, appunto, insisto, con la premessa di carattere metodologico, è evidente che chi ha un rapporto da 1 a 60, da 1 a 70, non ha nemmeno risposto a questo tipo di questionario. Ma la cosa di questa esperienza, che io ritengo appunto un campanello importante, è che nel maggio del 2020 il 77,77% delle strutture rispondeva ammettendo la mancanza di dispositivi di protezione individuale. Il 77%. E badate che in quella domanda un altro 14% risponde che i dispositivi di protezione individuale erano carenti. Noi abbiamo un dato che sommato è del 91%. Allora, il 91% delle strutture migliori, il 91% delle strutture che almeno si è degnata di rispondere, ammette che i dispositivi di sicurezza non c'erano, o non c'erano per l'80%, 78%, o erano carenti. Così come dobbiamo ritenere che quel dato che ci perveniva nel maggio del 2020, cioè che il 21% del personale era risultato positivo, è un dato totalmente fasullo, perché in molte regioni i tamponi non venivano proprio fatti nell'ambito delle strutture, per cui noi abbiamo in realtà poi dei dati empirici che ci parlano di un 50% di contagiati, ecco, proprio per i meccanismi di filtro che dicevo prima. Nel maggio del 2020 il 35% degli operatori del settore dichiarava di non aver ricevuto nessun corso di formazione, per non cadere poi in quei casi paradossali che sono stati denunciati di una RSA di Milano, nella quale a fine aprile si degnarono finalmente di fare un corso di formazione
ed ebbero la geniale idea di fare il corso di formazione in presenza, ammassando gli operatori in una sala, mentre in contemporanea molti utenti di quella struttura risultavano positivi, e quindi sviluppando nella paradossalità di questa follia organizzativa, sviluppando un focolaio nell'ambito di un momento formativo per la protezione sulla sicurezza e la salute, che è veramente raccapricciante, quasi ridicolo. Ecco. E ovviamente questi dati, e vabbè, poi Paola lo citava prima, c'è questo rapporto di Amnesty International. Anzitutto, il fatto in sé che Amnesty International, che noi siamo abituati, no, a vedere interessarsi di zone no, di altri continenti, si interessi alle RSA italiane, forse è un dato significativo in sé, no? Perché vuol dire che non siamo più nemmeno a livello di un servizio che funziona bene o funziona male, o di tutela dell'articolo 32 della Costituzione, ma siamo a livello di diritti umani calpestati, se Amnesty International si interessa a questo settore. E questo rapporto molto corposo di Amnesty International, che penso sia lo stesso appunto che citava Paola prima, è anche ricco di testimonianze. C'è questa lettera, ad esempio, di una RSA milanese, ancora una volta, in cui il capo risorse umane dirama la circolare e dice: mi raccomando, mettete gli operatori siamo a fine marzo 2020, mi raccomando, ponete gli operatori in ferie, e mettete in ferie per primi quelli poco collaborativi, in un pescato sarebbe il concetto, individuati in virgolette, cioè quelli che hanno la pretesa di essere dotati di dispositivi di protezione. Cioè questa pretesa, sono i rompiscatole, sono quelli che vanno. O di altra struttura, sempre del milanese, che nei due mesi della pandemia dell'anno scorso ha pensato bene che la principale attività della direzione fosse quella di dedicarsi alle sanzioni disciplinari del personale. Vennero combinate 120 sanzioni disciplinari in due mesi in questa struttura sanitaria, in questa RSA di Milano, agli operatori sanitari, tutti operatori sanitari che protestavano e appunto rompevano le scatole per l'assenza dei dispositivi di protezione. Tornerò dopo, fra poco, perché mi avvicino appunto a entrare invece sulle problematiche più strutturali, su come poi questi meccanismi si intreccino col tema del precariato e del lavoro non tutelato. Quindi, ecco, la pandemia interviene a piedi uniti su un sistema che è un sistema fragile, ed è un sistema fragile perché presenta problematiche croniche dei lavoratori impiegati nell'RSA. Quali sono le problematiche croniche? Più o meno sono state toccate da Paola e Mauro, io le frammento da altri e le ricompongo con altri punti di vista, ma i temi sono quelli. Beh, la scarsità del personale è una costante cronica, varia da regione a regione, è vero, abbiamo situazioni migliori e situazioni peggiori, però diciamo che i parametri previsti dalle regioni normalmente sono parametri in cui poi la gara d'appalto viene effettuata su rapporti numerici molto bassi. Questi rapporti numerici molto bassi spesso non consentono di fatto la gestione ordinaria delle strutture sanitarie, e questo spiega perché in molte regioni si ricorre a liberi professionisti o a lavoratori somministrati. Ora, la questione merita una parentesi importante che ci porterebbe anche molto lontano e che investe ancora una volta un frammento decisivo, strutturale degli ultimi decenni del mercato del lavoro. Un mercato del lavoro che ha visto, a partire dalla fine degli anni 90, una univoca azione del legislatore finalizzata alla precarizzazione dei rapporti di lavoro.
Noi abbiamo, non abbiamo il tempo di dirlo oggi, ma abbiamo le tappe. In una ipotetica lavagna che io avessi alle mie spalle, se tracciassi il grafico della legislazione in materia di diritto del lavoro nella nostra Repubblica, nella storia costituzionale, noi vedremmo che questo grafico è un grafico in cui le tutele e le garanzie, i diritti dei lavoratori crescono fino agli anni 70, con delle tappe importanti, la legge sui licenziamenti del 62, del 66, la legge sul contratto a tempo determinato del 62, lo statuto dei lavoratori del 70. Ora io voi non vedete alle mie spalle, ecco, sì, si intravede questo foglio di giornale appeso alle mie spalle che si intravede la pagina dell'Unità del giorno in cui venne approvato lo statuto dei lavoratori, l'originale dell'Unità, lo statuto dei diritti recita, il quadro non lo tolgo per mostrarvelo, ma lo statuto dei diritti, ed è significativo perché quella pagina dell'Unità è formata da due parti, commenta articolo per articolo lo statuto dei lavoratori e c'è articolo 1, l'articolo approvato e nello schema accanto quello che voleva il PC. Articolo 2, quello approvato è quello che voleva il PC. Ma perché ve lo racconto? Perché io che avevo 2 anni all'epoca, quindi non ho nostalgia, voglio dire, per quel momento perché ero troppo piccolo, ma io pensavo che avrei trovato dei toni molto più trionfalistici su questa pagina di giornale. Invece in realtà il commento è cauto, è quasi scontento, nel senso che il significato che ne viene fuori è: sì, va bene lo statuto dei lavoratori, ma per noi è solo un primo passo, non basta, non è sufficiente, bisognerebbe andare oltre. Se penso poi a cosa è stata la mia esistenza di avvocato che difende solo i lavoratori, invece negli anni, appunto a partire dagli anni 90, quando ho iniziato a fare l'avvocato, in cui costantemente abbiamo dovuto dire giù le mani dallo statuto dei lavoratori, quella che sembrava una tappa, no, ancora non sufficiente, è stato invece un declino. Questo grafico di cui io vi accennavo prima, se lo scrivessimo, vede invece registrarsi a partire dagli anni 90 una destrutturazione dei diritti dei lavoratori. Questa destrutturazione ha avuto nel precariato la sua punta di diamante. Poi con la legge Fornero e col Jobs Act sono stati destrutturati anche i diritti dei lavoratori dipendenti, ma fino a quel momento il grosso è stato invece l'oggetto dell'attacco, è stato l'entrata, ecco, la flessibilità in entrata, come veniva chiamata, nel mondo del lavoro. Poi Fornero e Jobs Act hanno il coraggio di mettere mano anche alla flessibilità di uscita, ai licenziamenti, eccetera. Ma ecco, il tema del precariato, che sarebbe sterminato e che mi appassiona particolarmente, applicato al tema di cui che stiamo trattando oggi, vuol dire un utilizzo di liberi professionisti e di lavoratori somministrati di fatto come tappabuchi. Io in Toscana non sono molti, però mi sono imbattuto anche in Toscana in lavori autonomi. Ad esempio, nella mia esperienza ho incontrato molti psicologi che di fatto avevano i loro orari fissi di ricevimento degli utenti tutti i giorni, e quindi di fatto facevano i dipendenti, ma venivano invece inquadrati come liberi professionisti con la partita IVA. E questo non è vero, ecco, questo è un aggiramento della normativa. Così come gli interinali, secondo uno studio gli interinali, sia chiaro, chiarisco che interinali e somministrati sono due parole che dicono la stessa cosa, in realtà gli interinali non esistono più, esisteva la legge sul lavoro interinale che è stata sostituita dalla legge sul lavoro somministrato. Nel linguaggio noi continuiamo a dire gli interinali e i somministrati, in realtà sono solo somministrati, sono tutti somministrati. Secondo uno studio, i somministrati nel settore dell'RSA e nel comparto sarebbero circa 15.000 in tutta Italia, che non fa giustizia di quello che dovrebbe essere l'utilizzo della somministrazione, che per me andrebbe abolita, ma diciamo quantomeno però dovrebbe essere utilizzata per far fronte ad esigenze temporanee, provvisorie, improvvise. Un utilizzo di 15.000 operatori come con le agenzie di somministrazione, voi capite bene che è un utilizzo strutturale invece di questo istituto. E questo vuol dire quindi una scarsità di personale, vuol dire turni massacranti e tutto quello che dicevano Mauro e Paola prima, e io vado avanti. Secondo tema,
mi fate voi un segnale quando sto sforando i tempi. E secondo aspetto cronico, l'inquadramento del personale. Provo ad andare più veloce perché l'ha detto già Paola, così recupero sul ritardo che ho. L'inquadramento del personale, questa frammentazione in una quindicina di contratti collettivi che, come diceva anche Mauro, non hanno, non sono pertinenti, non hanno la figura degli operatori sanitari. Noi abbiamo alcuni settori l'applicazione del contratto del commercio, per cui poi anche l'avvocato per capire se quell'operatore è collocato a livello giusto deve fare dei salti mortali, perché deve di volta in volta equipararlo al commesso, al bibliotecario, e perché non trovi la figura precisa. E questo in che cosa si tramuta? Si tramuta in una, andando al sodo, in una differenza di retribuzione di inferiore di 400-500 euro al mese, circa un terzo, come diceva Paolo Sabatini, per fare le stesse cose. Con tutte le difficoltà che questo comporta. Il tema delle malattie professionali, noi un paio di settimane fa si rivolge al mio studio, è proprio come lo dice Paola, si rivolge al mio studio, una signora mi mostra una certificazione medica che dice che di fatto lei non può sollevare pesi in quel modo. Cosa gli deve dire l'avvocato? Non dovrebbe dirgli non rivendicare i tuoi diritti, stai zitta perché se no ti fanno delle ritorsioni. Gli deve dire tu hai diritto a non sollevare pesi, chiedi la visita del medico competente. Il medico competente gli fa la certificazione dicendo idonea parzialmente perché non può sollevare pesi. Questa grossa struttura della sanità privata fiorentina la licenzia subito, cioè nemmeno la licenzia all'istante, senza nemmeno provarci. Ora poi è finita bene, nel senso che è bastata una lettera di diffida che annunciava la causa, ci hanno richiamati, l'hanno messa in aspettativa per un mese, poi se ne riparla, troveremo una collocazione. Però uno deve andare dall'avvocato, deve avere il coraggio di farlo, deve avere... Però il tentativo l'hanno fatto, voglio dire, via, fuori, subito, fuori. E quindi è proprio come dice Paola. Terzo punto, sono cinque, ma vado veloce. Problema strutturale, lo accenno soltanto. Abbiamo parlato solo del personale, prevalentemente del personale sanitario, la situazione degli appalti dei servizi è anche peggiore, intendo pulizia e mensa. È anche peggiore perché i servizi non vengono previsti dei parametri dalle regioni, cioè mentre la regione Toscana ad esempio dice che io voglio almeno tot minuti di operatore per questo, tot minuti per questo, questi parametri minimi negli appalti delle pulizie non ci sono, per cui noi andiamo a avere proprio gare al ribasso sulle pulizie. E l'altro è sempre tempo fa, nell'ambito di uno sportello sindacale, mi sono imbattuto in un addetto al servizio mensa, che lui veniva da me per rivendicare i suoi diritti, ma che mi ha dato un dato di fronte al quale sono rimasto attonito, e cioè mi ha detto che lui riceve un cospicuo premio dalla sua cooperativa se riesce a rimanere nei margini di spesa pro capite per ogni utente giornaliera per gli acquisti del servizio di refettorio di colazione, pranzo, cena, e mi ha detto che la quota pro capite è di 3,50 euro giornaliera, cioè lui deve fare la spesa comprando cibo per 3,50 euro per utente, per colazione, pranzo e cena. Io gli ho chiesto, mi scusi, ma lei come fa? Dice, vabbè, come facciamo? Dice, moltissime legumi, moltissime zuppe molto allungate, purtroppo una volta alla settimana un po' di carne ogni tanto doveva messa, quello ci rovina i budget, ma se io sto nei 3,50 euro di spesa giornaliera, poi prendo un premio a fine. Come si fa? Quarta questione, il tema della flessibilità e della precarietà dell'orario di lavoro. Lo ha descritto Paola, quindi io ancora una volta lo posso accennare, ma lo volevo sottolineare perché è un tema incredibile, nel senso che, allora, cosa succede? Succede che il numero degli operatori di una struttura è proporzionato al numero degli utenti. Se ci sono delle uscite in quella struttura, uscite per dimissioni, per decesso, cosa penserebbe un avente normale? Beh, meglio, abbiamo più operatori che daranno più cura ai presenti. No, invece mettono a casa il personale, perché sennò non rientriamo nei budget poi dell'appalto. Ma attenzione, il personale lo mettono a casa non retribuito, ovviamente. Non retribuito. Ma
Voglio dire, va bene che facciamo l'abitudine a tutto, ma come si può pensare in quale altro lavoro, in quale altro rapporto contrattuale, ecco, in quale altro settore della contrattualistica è ammesso a uno dei due contraenti di modificare l'oggetto del contratto unilateralmente, cioè nelle locazioni, voglio dire, non è che il proprietario, no, potrebbe dire, di un appartamento potrebbe dire all'affittuario, guarda, io ti ho affittato un appartamento di 4 stanze, ora però nei prossimi 2 mesi te ne do 3. Cioè, quello direbbe, ma stai dicendo, l'oggetto del contratto è l'appartamento di 4 stanze, io mi tengo 4 stanze. Cioè, sarebbe impensabile. Allora, perché la Repubblica fondata sul lavoro deve mettere il rapporto contrattuale di lavoro proprio all'ultimo posto delle tutele? Perché invece un datore di lavoro può stipulare un contratto di lavoro per 38 ore con un lavoratore, poi unilateralmente dirgli però questo mese lavori 32. Ma insomma, il mio stipendio, questi lavoratori non hanno la certezza della retribuzione, dell'ammontare della retribuzione a fine mese. Se ho fatto un mutuo, se ho preso impegni per i miei figli, se ho preso le rate di una macchina. E quindi non è un tema secondario. Capisco che in un mondo di povertà, di licenziamenti, può sembrare secondario, però io rifiuto un po' questa logica del dire che è un po' una logica padronale, del dire e non ringrazi il cielo che tu hai già un posto di lavoro fisso, almeno c'è tanti che non ce l'hanno, perché questa guerra tra poveri e questo continuo atrofizzarsi dei diritti andrebbe rifiutato come logica. Quindi non va questo tema, capisco, della riduzione dell'orario di lavoro in un sistema di diritti che va scomparendo può sembrare secondario, a mio parere invece è una questione di principio importante, cioè se il contratto è stipulato per 40 ore, io devo fare le 40 ore, se è stipulato per 36, devo fare le 36, e non puoi tu di mese in mese dirmi di settimana in settimana, ora lavori 6 ore di meno, 8 ore di meno, 4 ore di meno, atrofizzando. Ultima questione, chiudo, sarebbe degna di un incontro a sé, e quindi la dico soltanto come titolo. Questo sistema così fragile ha effetti devastanti sotto il profilo della sindacalizzazione degli operatori sotto il profilo dei diritti sindacali, perché comporta lavoratori frammentati fra di loro, con una frammentazione molto accentuata, peggiorata dal precariato, perché il lavoratore precario per definizione è un lavoratore che non si sindacalizza, perché non mette radici in un posto e quindi non scattano nemmeno le relazioni personali e sindacali utili per renderlo cosciente dei propri diritti. E quindi questo processo di desindacalizzazione è un processo che fa molto comodo, perché appunto comporta una mancanza di coscienza da parte dei lavoratori che operano nel settore, una mancanza di coesione e di rivendicazione dei diritti in essere. E qui si ricollega, concludo, col tema iniziale che dicevo, sul falso presupposto, tutto ciò si fonda sul falso presupposto che siano diritti contrastanti quelli degli utenti, come vengono chiamati, oppure quelli ad esempio nel settore dei trasporti o della scuola, e quelli i diritti dei lavoratori. Invece si tratta di due diritti che fanno parte dello stesso progetto di società che dovremmo avere in mente. La riappropriazione pubblica della gestione dell'RSA è un passaggio, a mio parere, irrinunciabile, una sottrazione della cura della persona da ogni logica di mercato, ecco, è l'unica strada in grado di coniugare in qualche modo la cura del bene della salute con la lotta allo sfruttamento e alla precarizzazione. E questo, dice bene Paola Sabatini, non può limitarsi ad una assunzione nel pubblico se poi il pubblico a sua volta inizia a perseguire sempre di più logiche privatistiche, ma deve essere la logica, la cultura, ecco, del servizio pubblico che deve ritornare ad essere compatibile con i valori costituzionali. Grazie. Grazie, grazie tantissimo. Ho lasciato che andasse oltre i tempi proprio perché è veramente utile proprio. Chiedo scusa però a chi deve parlare dopo di me. Se lo so. No, il tempo c'è ancora, diciamo che viene un po' penalizzata la discussione, però secondo me era importante sentire proprio tutti questi punti che certamente in parte conosciamo, ma che servono proprio
per la riflessione e per pensare anche proprio come facciamo a portare con noi tutta questa parte di operatori, perché come diceva Mauro all'inizio è importante in questa battaglia che stiamo intraprendendo essere uniti tra operatori e familiari degli utenti, ma effettivamente con questa condizione così precaria, così no, in una, non so neanche come descriverla, una condizione così, così pessima, così diversificata, è veramente difficile riuscire a coinvolgere una buona parte degli operatori e poter portare avanti con loro quelli che sono i loro diritti, un loro miglioramento delle loro condizioni e contemporaneamente anche proprio un miglioramento dell'organizzazione e della qualità di un servizio. Però lascio la parola a Iole Zilli per la sua relazione e poi vediamo se riusciamo a dare spazio a un pochino di discussione, perché sicuramente molte domande ci saranno. Grazie, Iole. Il microfono da staccare. Ce l'ho fatta. Salve a tutti. Cercherò io di recuperare il tempo perché riesco a essere abbastanza flessibile. Mi concentrerò su pochi aspetti, quelli più importanti, perché sono dell'idea che pochi concetti, ma almeno quelli chiari, ecco, siano importanti. Io vi parlerò della cura e del contesto di cura, perché è l'ambito di cui ho qualche concetto, visto che sono una psicologa di formazione, ho un dottorato di ricerca in scienze cognitive, per cui mi sono occupata a lungo di Alzheimer e malattie degenerative che riguardano l'invecchiamento e poi mi sono specializzata in arte terapia e dal 2009 faccio questo, l'ho fatto in diverse RSA e centri diurni. Ecco, già questo mi dà un po' il là per dire che ci sono contesti di cura molto differenti tra loro, per i quali sono previste figure professionali molto diverse e, come Paolo diceva, ci sono alcuni specialisti che sono previsti nei centri diurni, ma non dentro le RSA. Faccio un pochino di ordine. Chiaramente in tutte le strutture dedicate agli anziani troviamo la figura dell'operatore sociosanitario, ovviamente dell'infermiere, il fisioterapista, anche questo è trasversale, come l'animatore. Mentre in centri specialistici, come possono essere dei nuclei dedicati alle persone con la demenza, oppure in centri diurni, di quelli dedicati a persone con disturbi cognitivi, possiamo trovare anche le figure dell'educatore, del terapista occupazionale, musicoterapeuta, arte terapeuta come me, e poi troviamo anche persone che si sono specializzate in alcuni tipi di terapia, tipo doll therapy, pet therapy, e poi ci sono le figure, per esempio, oltre al medico di medicina generale, del geriatra, del neurologo. Ecco, tutte queste figure specialistiche non sono previste per tutti i contesti di cura. A ogni bisogno, insomma, lo Stato, l'ASL, il medico di medicina generale e più che altro l'assistente sociale fa un progetto e quindi attribuisce un servizio a quella persona, e il servizio poi è organizzato appunto con delle figure trasversali e degli specialisti che sono ritenuti essenziali per la cura di certe patologie. Ovviamente nei centri diurni Alzheimer o nei nuclei Alzheimer ci sono più spesso contemplate le terapie artistiche come l'arte terapia e la musicoterapia. Perché questo? Perché in queste persone sono proprio le facoltà cognitive ad essere colpite, quindi molto spesso in certe fasi le capacità linguistiche, le capacità relazionali vengono ad essere compromesse. E allora come fare quando le mie parole non vengono comprese o io non comprendo le parole della persona di cui mi prendo cura? Ci riferiamo ad un linguaggio comune che viene ancora mantenuto.
ed è il linguaggio, per esempio, della musica e il linguaggio dei colori e di tutte le altre forme artistiche. Ce ne ricordiamo benissimo quando abbiamo a che fare con dei bambini che ancora devono sviluppare certe capacità, poi purtroppo ce ne dimentichiamo nella fase adulta, tranne quando abbiamo altri problemi e facciamo riferimento a delle terapie particolari. Però questo bisogno ritorna forte quando la capacità di parlare, quando i pensieri non sono più ben strutturati e allora ricorriamo a questo linguaggio comune. Per esempio, io posso avere una relazione con un'altra persona anche sulla base musicale. Anche nel linguaggio normale, no? Si parla di io ho fatto una proposta di un ritmo e qualcuno mi dà una risposta in qualche altro modo. Ecco, in questo modo stabilisco una relazione con il paziente fatta in un altro modo, in un modo in cui lui la può gestire. Quindi ritorniamo alla pari e questo è importante. Questa persona può cominciare a fare quello che è un percorso riabilitativo che attraverso la parola non potrebbe avere un buon esito, non è un canale giusto in una persona con una patologia di questo tipo. E con il colore, con la drammaterapia, il teatro, anche lì accediamo a tutta un panorama di linguaggi, ma anche di significati, e poi comincio a lavorare con le emozioni facendo delle cose, non attraverso il pensiero, quindi utilizzando i colori in un certo modo, dipingendo insieme, e, lavorando sui sentimenti in maniera diretta, immediata, con un colore, con una nota, con anche un contesto di gruppo, quindi anche una riabilitazione intesa anche in senso sociale è possibile grazie a questi tipi di terapia. Per esempio, gli anziani molto spesso si vedono nell'RSA seduti uno accanto all'altro o anche banalmente in un centro sociale, al bar, difficilmente comunicano tra di loro. È una tendenza quella di cominciare a essere sempre un po' più introversi e di non iniziare ad avere delle interazioni con delle persone che magari non riconosco, di cui non ricordo il nome, a cui non so che cosa dire, e invece con delle sessioni anche di gruppo fatte di arte terapia e di musicoterapia, queste persone possono, sotto la supervisione ovviamente di una persona formata, possono cominciare a dialogare tra di loro in un modo ovviamente non consueto, ma molto efficace in questi casi. È un percorso di riabilitazione che dà degli ottimi risultati, soprattutto se prolungato nel tempo. Il problema qual è? Il problema è che queste ore sono sempre in numero piuttosto esiguo, ci sono soltanto in centri appunto specialistici e non sono contemplate, non sono previste nella maggior parte dei casi. Viene prevista l'animazione e questo è una cosa bellissima, però a volte non è sufficiente. Mi piacerebbe moltissimo che queste figure a supporto di tutto lo staff, non solo quello dell'animazione, ma anche del fisioterapista, anche dell'infermiere, anche dell'operatore sociosanitario, possano rientrare sempre in misura maggiore. Perché sono a supporto? Perché mostrano delle relazioni alternative quando quelle classiche, canoniche, la parola giusta non basta più. Quindi offre delle alternative, offre un confronto, offre una condivisione della cura. E qui poi mi riallaccio al secondo tema di cui vi volevo parlare, appunto come mettere insieme la multidisciplinarietà, la multiprofessionalità che insomma sto auspicando in questo mio intervento.
Gli interventi si sincronizzano, non me lo invento io, ma è una procedura del sistema sanitario e ovviamente anche di tutte le altre realtà a cui il sistema sanitario si appoggia, quindi parlo delle cooperative e delle altre gestioni, che è il PAI, cioè il piano assistenziale individualizzato. Ecco, questo è un progetto costruito intorno all'utente, o meglio alla persona di cui ci prendiamo cura. È uno strumento più che altro, è un piano che viene costruito da tutte queste figure professionali. I PAI di solito, o perlomeno dovrebbero essere stesi, redatti, durante una riunione in cui tutte le figure professionali partecipano e possono dire la loro sulla persona per cui viene scritto il PAI. Quindi chi partecipa? Partecipa un rappresentante dell'OSS, un rappresentante dell'infermiere, un fisioterapista, l'animatore, possibilmente anche il medico e poi anche tutte le altre figure professionali. Che cosa fanno? Definiscono degli obiettivi sulla migliore condizione possibile della persona di cui si stanno prendendo cura. Quindi ci sono varie aree, l'area clinica, a cui l'OSS e il medico e l'infermiere daranno il proprio contributo, l'area motoria, l'area sociale, in cui è anche uno psicologo e oltre all'animatore ed altre figure possono dare il loro contributo, e l'area assistenziale. Tutti insieme che cosa fanno? Si sincronizzano su un obiettivo. Questo obiettivo, una volta deciso, bisogna che sia ovviamente realizzabile, tutti devono essere d'accordo sul fatto che sia realizzabile, la persona stessa, se è possibile, deve dire che è d'accordo con quell'obiettivo oppure contribuisce a determinarne degli altri, quindi è un accordo più che altro. Faccio un esempio banale: se tra il mio obiettivo per la salute c'è quello di smettere di fumare, ma io utente non ho voglia di smettere di fumare, allora posso concordare con il medico di ridurre la quantità di sigarette che fumo. Ecco, c'è questo accordo. Oppure di solito sono schivo, introverso e non mi piace partecipare all'attività di animazione, però ecco, finisco a diventare una persona isolata e questo ovviamente può essere un motivo per un'accelerazione del declino cognitivo, e allora posso stabilire che mi piace fare quell'attività ma non quell'altra, quindi l'obiettivo realizzabile è quello di fare qualcosa che mi sta a genio e che mi piace. Ecco, se io stabilisco insieme a tutti quanti che devo migliorare la partecipazione dell'utente alle attività sociali, allora sia il fisioterapista che il musicoterapeuta che l'animatore si sincronizzano, questo ognuno con le proprie azioni specifiche, e quindi saranno le azioni e responsabilità, e ci saranno poi dei tempi e delle verifiche che saranno fatte al PAI successivo, perché ogni progetto assistenziale deve essere misurato, verificato e poi ne deve essere fatto un altro. È un ciclo, cioè come il medico ogni mese mi riguarda la terapia, così io devo prendere in mano insieme allo staff quali sono le azioni e gli interventi che sono stati ideati e creati per me utente. Quindi questo è il ciclo dei PAI all'interno dei quali si riunisce l'equipe, lo staff e tutti si decide di andare in una certa direzione. E questo PAI deve essere un continuo adattamento ai bisogni della persona. Anche i familiari possono entrare a far parte di questo processo decisionale, di quale è il progetto di cura intorno alla persona. Nei casi in cui, ad esempio, l'utente dovesse avere dei problemi cognitivi e non è in grado di portare i suoi commenti e le sue parole, anche lì i familiari periodicamente non solo possono partecipare, ma diventano una parte essenziale, perché condividendo la cura sicuramente si riesce ad andare più lontano e si riesce a fare davvero un progetto
un progetto che ha delle premesse di essere realizzato, altrimenti diventiamo delle isole, ognuno lavora sul suo, ma si va poco lontano. E questa sinergia che io spero di poter sostenere in qualsiasi momento per migliorare appunto il contesto di cura e gli interventi di cura che offriamo ai nostri utenti. Mi fermo qui, così lascio spazio a domande, discussione. Se c'è stato qualcosa poco chiaro, sono qui a disposizione. Perfetto, grazie tantissime, perché è stato veramente importante vedere questa soluzione di multiprofessionalità che sappiamo benissimo è molto molto carente in tutte le nostre strutture ed è quasi l'ultima cosa alla quale si pensa, perché poi di fatto prima, no, viene come organizzare l'assistenza e le cure sanitarie e tutto quello che invece è un progetto riabilitativo, un progetto di vita, un progetto anche sociale, viene lasciato indietro, non viene preso in considerazione, per cui sono esperienze importantissime che devono far parte anche proprio di quella che è la nostra ipotesi di cambiamento di questa situazione attuale. Allora, se siete d'accordo, partiamo con la discussione. C'era già delle domande nella chat. La prima, Elena, ancora un po' di tempo fa, un po' ancora dall'inizio, per cui parti tu, Elena. Allora, l'intervento di Mauro, ma anche quelli successivi, mi hanno fatto nascere tante domande. In particolare ho ripensato al documento del CDSA e all'importanza, alla luce degli interventi interessanti che sono stati fatti da oggi all'incontro, all'importanza di chiedere alle istituzioni nazionali prevedere la riqualificazione delle strutture in modo da superare la differenziazione e di garantire delle residenze sanitarie assistenziali che facciano effettivamente parte del Servizio Sanitario Nazionale e che quindi tutelino sia i ricoverati nei loro diritto alle cure e ai diritti umani, sia gli operatori che lavorano nelle strutture e che devono poter lavorare in condizioni anche loro umane, quindi con le richieste che anche sono state fatte risolvendo i problemi che sono stati segnalati dai primi relatori. La domanda che volevo fare un po' a tutti riguarda sia l'importanza della direzione medica di queste strutture, del lavoro di equip con i medici, considerando le condizioni di malattia, spesso pluripatologia e anche delle demenze. L'ultimo intervento della dottoressa, effettivamente parlando del PAI, poneva anche, no, l'importanza, o segnalava l'importanza di un lavoro anche di equip, e quindi volevo un parere su questa cosa qui da parte di tutti. E poi volevo porre un'altra questione, che è la questione penale relativamente alla tutela di malati non autosufficienti gravi, che non sono in grado di denunciare eventuali abusi nei loro confronti, perché i problemi che sono stati descritti anche da Mauro mi fanno pensare che, se è vero che ci sono molti operatori che, nonostante i sacrifici che devono sopportare, comunque fanno bene il loro lavoro, i problemi di formazione e la mancanza di controlli da parte delle ASL spesso porta a quei fatti di cui sentiamo parlare quando esplodono nella tragicità massima i fatti eclatanti, che hanno portato anche a sentenze che sono andate a finire in Cassazione o comunque a processi penali, quando veramente molti malati sono stati coinvolti e sottoposti ad abusi, a maltrattamenti, e allora da parte di operatori che magari erano anche sottoposti a uno stress particolare, o che comunque sono entrati in strutture senza i dovuti controlli e quindi non idonei. Ecco, sulla questione della tutela penale di malati che non sono capaci di autodifendersi in quanto totalmente dipendenti,
Io, visto che c'è anche un avvocato, io chiederei un parere e pongo anche una proposta, visto che spesso si parla di scudo penale, la proposta di approfondire questo tema, perché è un tema che ci potrebbe aiutare a rivendicare le istituzioni nazionali, governo e Parlamento, che è importante che superino, che venga superato questo problema del vuoto di tutele, che porta non semplicemente solo a calpestare i diritti umani, ma anche apre la porta a reati gravi contro persone inermi, anche se poi appunto la responsabilità penale è personale e quindi lì si tratta di dimostrare la responsabilità, ma prevedere delle figure di reato quando non vengono accreditate o aperte, gestite strutture secondo criteri come quelli che noi chiediamo nel documento del CDSA serve anche per fare prevenzione di questi reati, e forse questo argomento sulla tutela penale potrebbe essere aggiunto a sostegno delle richieste che facciamo alle istituzioni. Grazie. Non ti sentiamo, Laura, devi accendere il microfono. Perdono, pensavo di averlo acceso già. Dicevo, grazie Elena, e CDSA, per chi non lo sa, è la nostra sigla che da poco abbiamo coniato, che è il coordinamento per i diritti alla sanità per le persone anziane, malate, non autosufficienti. Allora, chi vuole iniziare a rispondere alle numerose osservazioni, domande di Elena? Se posso, poi logicamente l'avvocato poi scende più nella questione legale. Allora, sulla questione di quella che comunque quando si sente parlare di maltrattamenti saltano fuori all'onore della cronaca, dobbiamo dire effettivamente i maltrattamenti avvengono in quelle strutture, chiamiamole fuori legge, chiamiamole. In generale, perché comunque diciamo chiaramente, cioè, posso fare un panorama su quello che è il discorso a livello nazionale e poi soprattutto in Emilia Romagna, che anche cosa risale prima della pandemia, c'è stato un problema del genere in una residenza che era in provincia di Parma, che sono quelle che non è che sono accreditate, hanno le autorizzazioni al funzionamento, che è un attimino un fattore un po' diverso. Perché quello dell'accreditamento, che cos'è? L'accreditamento, quindi le ASL, le regioni danno i finanziamenti per quelli che sono, quindi danno tutte le autorizzazioni del caso e quindi devono avere certi canoni. E quelle dove avvengono sono quelle strutture proprio chiaramente proprio del tutto private, un problema che poi sorge, come avevo detto nel mio intervento, sulla carenza dei posti letto, perché quando le persone, le famiglie non sono più in grado di poter gestire il proprio familiare all'interno del proprio domicilio, siccome non ci sono posti letto, sono costretti a rivolgersi a quelle strutture private, quindi in cui pagano delle rette molto elevate. E lì sono quelle cose che avvengono. Sul fattore quello che è poi del problema dell'operatore è il burnout, che comunque è una cosa che avviene su anche il discorso che diceva l'avvocato sulla turnazione. Già il lavorare su turni lì per sé ti crea grossi problemi. E lavorare su turni che comunque non ti danno i dovuti riposi, logicamente la persona, il lavoratore può cadere nell'errore, ci sta, e questo non vuol dire giustificare, stiamo attenti, che poi purtroppo anche lì manca proprio quello che dicevamo, il fattore di una mancanza di formazione con le malattie degenerative, il mancanza di formazione nel potersi approcciare in determinate circostanze, sono dei problemi che si vedono. Poi lì sta sempre con chi lavori al fianco. Io posso parlare per la mia esperienza, logicamente, e quando vedo il collega che è in difficoltà, io per primo gli dico vatti a fumare una sigaretta, ci penso io, logicamente. Quindi qua entra su quello che è il lavoro di equipe
che purtroppo magari in certi momenti è sulla carta, anzi in molti momenti è sulla carta, quindi è un po' questo. Poi su quello dello scudo penale può sicuramente rispondere meglio l'avvocato, su quello e comunque poi la formazione, i corsi OSS che sono diventati il ripiego alla crisi, persone che si reinventano, addirittura in molti casi, ma veramente tanti, sono gli stessi uffici dell'impiego che fanno fare i corsi OSS affinché poi diventano OSS. È lì, cioè il lavoro di cura non ti devi improvvisare, non è che lo fai dall'oggi al domani, devi avere la formazione, devi avere anche quell'indole comunque personale che comunque devi vocazione. Avere. Ma sulla vocazione c'è un po' per me, cioè mi prende male, io mi reputo un professionista, cioè sono un professionista, sul fattore della vocazione la missione non è un termine che mi piace, perché devi mantenere il distacco, devi avere l'empatia e altrimenti non puoi lavorare bene, devi essere un professionista e come tale ti devi muovere e devi saper operare nel tuo settore. Vocazione, mettiamola SNI, dai, dico il termine SNI. Mettiamola. Posso precisarla direttamente? Dimmi. Intendevo, mi piace questo lavoro. Ecco, brava, brava. Intendevo no. Ma io ti parlo, per me il mio lavoro piace tantissimo, difatti non ho alcuna intenzione di andare a lavorare dentro un ospedale, perché non c'è il distacco, che poi il rapporto che per tanti anni... è brutto dirlo, però lo dico, è chiaramente quello che poi è il lavoro all'interno delle residenze anziani, è l'accompagnamento al fine vita, che è una cosa che manca all'interno delle residenze anziani, manca proprio il concetto del fine vita, dell'accompagnare, che anche lì è l'accompagnamento a livello organizzativo e l'accompagnamento anche per il familiare. È una mancanza che ha il familiare, perché lo dico chiaramente, il familiare si aspetta il miglioramento, si aspetta che il proprio caro migliori, quando invece logicamente c'è un decadimento nel quadro clinico e sanitario. Questo qua è il ragionamento da professionista che fai e che ti permette di lavorare bene e che ti permette di rapportarti. Lascio la parola all'avvocato, sì, che comunque sì, la questione legislativa è molto molto importante. Ok, ciao. Sentiamo se... l'avvocato, ok, lasciamo la parola. Ecco, sì, ma io in realtà vi deludo perché non sono un penalista e quindi non posso rispondere in maniera specifica a questa domanda perché non è il mio ambito di intervento. Posso fare due considerazioni su queste cose che avete detto che rientrano nuovamente nel mio settore di specializzazione, ma il tema più strettamente penale, sia sotto il profilo visto dal punto di vista delle famiglie, diciamo, sia visto dal punto di vista dei lavoratori, non è tema mio. Posso dirvi questo, ecco, sempre invece sul piano della tutela degli operatori, preventiva, della tutela preventiva degli operatori. Sempre più spesso, sempre più di frequente, mi accade, e non solo nel comparto sanità, di trovarmi di fronte a lavoratori che mi chiedono, che esprimono paura, diciamo così, preoccupazione di incorrere in delle responsabilità penali nell'ambito delle attività che svolgo. Ripeto, anche in altri settori, l'ultima volta mi è capitato nel settore aeroportuale, per dire. Mi sono chiesto perché per decenni nessuno mi avesse rivolto questo tipo di quesiti e invece poi ora negli ultimi anni in diversi ambiti accade spesso che viene un lavoratore e ti dice: ma avvocato, io ho paura che sbaglio qualcosa poi e mi scatta un reato, appunto non necessariamente in ambito sanitario. Ripeto, l'ultima volta un operatore ha detto ai controlli del ghiaccio sugli aerei, mi diceva: ma insomma mi danno una responsabilità
e se io poi certifico che quell'aereo non aveva ghiaccio sugli alettoni e poi invece l'aereo ha un'anomalia, io ne rispondo penalmente di strage, cioè che... allora mi sono domandato come mai, cioè è più maggiore paura dei lavoratori oggi, maggiore responsabilità, timore, voglia di fuggire dalle proprie responsabilità? No, in realtà poi la spiegazione che mi sono dato è che sempre più spesso quella compressione dei diritti che dicevo prima comporta lavorare in situazioni di maggior disagio, diciamo così, cioè di minore formazione, di attribuzione di ritmi più frenetici, di attribuzione di responsabilità senza l'adeguata formazione. Infatti non è un caso, l'operatore aeroportuale di cui vi parlavo prima era un operatore, anzi era un'operatrice, che mi aveva premesso che lei per tutta la vita era stata dedicata a un settore e poi un bel giorno, un domani, gli avevano detto ora dei controlli il ghiaccio sugli alettoni degli aerei, ma non gli avevano fatto un giorno di formazione, no? Lei faceva altro, no? Quindi appunto è significativo. Allora, ora, ovviamente, come voi potete immaginare, questa paura nell'ambito, in alcuni comparti è più elevata e nell'ambito sanitario è particolarmente elevata. Quindi io che cosa consiglio in questi casi? Ecco, però ripeto, premettendo che io non sono un penalista, ma che la vedo in veste preventiva di tutela, appunto, prima che accada qualcosa di... In quel caso poi se accade qualcosa bisogna rivolgersi a un collega che fa diritto penale. Beh, il mio consiglio in questi casi è quello, la riflessione che ne recavo è quella che vi ho detto prima, cioè che appunto adesso c'è maggiore frequenza di questo tipo di problematiche perché appunto i rischi sono più elevati, perché un conto è lavorare in 10 in una operatori e un conto è lavorare in 3, e quindi il rischio che la persona che devo assistere si faccia male, se io ne devo assistere 25 contemporaneamente, è ovviamente più elevato che se fossimo in 10 anziché in 3. Quindi anzitutto questo si spiega sotto un profilo politico-sindacale con quello che dicevamo prima, e cioè col fatto che le condizioni di lavoro sono peggiorate. Sotto un profilo invece del consiglio che io do ai lavoratori in questi casi è quello di tutelarsi per tempo, cioè tutelarsi per tempo come verbalizzando, cioè va scritto tutto, cioè va deve rimanere una mail in cui io dico gentile direttore, le comunico che anche oggi ero da solo a trattare 25 utenti contemporaneamente, che ci è mancato poco che Tizio, mentre io badavo a Caio, si facesse male, e che io con questi numeri non ce la faccio. Poi non c'è neanche bisogno di dire quindi non rispondo, perché poi se rispondi o no lo dirà la procura, lo dirà l'autorità giudiziaria, ma l'importante è che tu denunci che così non ce la fai, cioè, ma ora dico non ce la fai, ma la questione non deve riguardare necessariamente il carico di lavoro, può riguardare una procedura organizzativa, può riguardare, insomma, quando il lavoratore, in definitiva, e chiudo, ha paura che la situazione organizzativa del suo lavoro possa comportare un domani un evento patologico da cui deriva a lui una responsabilità professionale, poiché non è lui che organizza il servizio, deve tutelarsi denunciando la cosa. Ora, chiarisco che nel termine denunciando la cosa non sto dicendo che vada a carabinieri, ma vuol dire semplicemente esponendola nero su bianco, anche con una informale mail, al suo diretto responsabile, al suo diretto superiore, in cui dice guardate, questa cosa non va bene, da questa cosa può succedere questo. Questa è una forte tutela che può essere utile se un domani dovesse accadere qualcosa di negativo, e questo qualcosa di negativo era proprio oggetto della sua denuncia, in modo che lui possa dire io ve l'avevo detto. Non è settore di mia competenza potervi dire quanto questa cosa sia utile sotto un profilo di un procedimento penale, è settore di mia competenza e vi posso garantire che è molto utile sotto il profilo del procedimento disciplinare, che invece è una cosa di cui io mi occupo, perché appunto un domani, se dovesse poi questo operatore subire il procedimento disciplinare perché dice che mentre tu eri a imboccare
i pazienti, quell'altro invece si è fatto male mentre mangiava, e aver scritto qualche giorno prima che io da solo non ce la faccio andare a mangiare 10 persone contemporaneamente è molto utile sotto il profilo della difesa, quantomeno dei procedimenti disciplinari. Mi spiace, per il resto altro non so perché non me ne occupo. Ok, grazie. Ma io adesso chiederei a Caterina e a Maria Grazia di fare loro le domande e poi rifacciamo un giro, naturalmente tutti un po' sintetici perché abbiamo passato le 7:30, per cui cerchiamo di stare nei tempi più possibile. Per cui Caterina. Sì, io faccio la domanda che viene sempre fatta e che torna sempre, che è molto sentita, è un problema estremamente importante per i familiari. Quello che ritorna sempre rispetto al rapporto che c'è fra familiari, operatori e direzione è il fatto che si ha l'impressione, cioè il familiare dentro la struttura ha l'impressione di non essere mai creduto. Analogamente ci sono molti problemi anche fra gli OS. Io ho vissuto per quasi sei anni dentro un RSA tutti i giorni, quindi ho avuto frequentazione di OS tutti i giorni, e la stessa cosa mi dicevano certe OS, cioè nel senso che quelle che erano più impegnate, quelle che si spaccavano la schiena, quelle che avevano poi erano più impegnate sul lavoro, mi dicevano che erano molto in difficoltà perché anche loro non erano credute, comunque sottovalutate. Allora, poi ho avuto tante testimonianze anche su Facebook di OS che mi hanno parlato delle loro esperienze personali rispetto alle telecamere. Cioè loro dicevano, alcune, insomma non tutti, dicevano che in certe strutture le telecamere ci sono e che per certi OS questo non è un problema, nel senso che sono, è una cosa che a loro fa comodo, fa piacere, dopo un po' che sono aperte, insomma sapendo che ci sono non ci fai neanche più caso. Quelle, gli OS con cui ho parlato anch'io, anche loro chiedevano e chiedono le telecamere. Io chiedo a questo punto ai sindacalisti perché sono sempre così ostili a questa cosa delle telecamere, che metterebbe finalmente, cioè nelle telecamere ovviamente a circuito chiuso, che metterebbe finalmente un punto fermo rispetto a tutta la situazione di menzogne e di falsificazione della realtà che si verifica costantemente in tantissime RSA e di cui siamo vittime tutti, meno che i dirigenti. Come mai c'è questa ostilità nei confronti delle telecamere? Ok, grazie Caterina. Maria Grazia, a te. Allora, a me interessava riprendere il discorso degli standard e della questione del personale, per cui volevo capire da Paola e da Mauro se come sindacati di base voi avete delle proposte scritte e avete avviato delle vertenze con regioni che partono però da un riconoscimento delle esigenze cliniche dei malati che sono peggiorate, perché quello che è venuto fuori dalla pandemia, pensiamo anche solo all'indagine che aveva fatto il Politecnico di Milano, l'unica cosa positiva direi è che ha messo a nudo il fatto che dentro le RSA ci sono malati con gravi patologie croniche, non autosufficienza, con demenza, con Alzheimer, e quindi è evidente che ci vogliono non soltanto riorganizzazioni delle cure sanitarie con direzione sanitaria e quant'altro, ma anche aumento degli standard proprio per i motivi che evidenziava Mauro. Però per sostenere anche la competenza sanitaria come noi vogliamo, e quindi anche il riequilibrio della contrattazione e quindi dei parametri medici, dell'aumento delle professionalità, della costruzione di un PAI, come spiegava Iole, con le multiprofessionalità, significa dare tempo e dare ovviamente anche maggiori risorse, perché se non ci sono le risorse non possiamo avere tutto il resto. E quindi volevo capire se c'erano già delle proposte, perché credo che questo sarà il nostro secondo step come appunto anche coordinamento, per poter aprire anche le vertenze sia a livello nazionale e sia a livello regionale. Allora,
Sul livello nazionale faccio solo una riflessione, andate a leggere la missione 5 del PNR, ecco, perché lì dentro c'è scritto che cosa si vuole fare invece delle RSA, che non è quello su cui noi stiamo lavorando, e non, è neanche, non c'è neanche la digitalizzazione, Paola, perché l'hanno messa nelle strutture sanitarie, e c'era nella prima ipotesi urbani, ma è sparita in quello che è stato approvato. Le RSA vengono semplicemente nominate, mentre tutto quello che si propone è una cultura al ribasso, perché si fanno passare gli anziani non più come malati cronici non autosufficienti, ma solo come anziani non autosufficienti. Quindi sparisce la connotazione di malattia e quindi sparisce il problema sanitario, e quindi va a finire tutto nelle politiche sociali e quindi in mano poi al terzo settore. Non per niente ci sono da una parte anche la Chiesa con Monsignor Paglia, dall'altra adesso è entrato nella commissione di Orlando Don Vinicio Albanesi, che era quello che ha fatto anche il documento con chiudiamo le RSA e facciamo solo comunità alloggio o gruppi appartamento per i malati cronici non autosufficienti. Ecco. Quindi il problema deve essere proprio inquadrato tenendo conto delle spinte che vanno in direzione contraria in questo momento, perché conviene, perché con tutto quello che voi avete evidenziato bene sull'abbassamento della contrattualizzazione, il precariato, il ricatto del personale nell'ambito delle cooperative, è evidente che l'alleanza delle cooperative sta spingendo su questo fronte per fare tutti altri interessi. Ecco, quello che a me spaventa è che c'è una lunga cordata, come ho già detto in altre occasioni, che spinge su questo fronte, perché la parte sanitaria, gli ospedalieri ovviamente hanno interesse a buttare fuori dagli ospedali, io, secondo me facendosi anche male, perché poi se buttano fuori gli anziani non so più chi curano, perché oramai, ecco, negli ospedali ci sono solo persone che hanno problemi di cronicità e poi in gran parte di un'autosufficienza, per cui però sarebbe importante riuscire ad avere appunto anche delle richieste che siano calibrate sulle esigenze dei malati, proprio per calcolare qual è il numero del personale che potrebbe essere equo a rispondere in modo appunto adeguato appunto alle esigenze di una tipologia di popolazione che è cambiata radicalmente, perché gli ospedali hanno continuato a buttare fuori sempre prima e sempre persone più complesse. Quindi questo è il problema grave che è cambiato in questi anni. E secondo me è su questo che dobbiamo puntare, anche facendo uno sforzo usando una terminologia più giusta, perché se parliamo di ospiti si pensa all'albergo, mentre invece dobbiamo parlare di malati, malati cronici, perché così si pensa che sono o pazienti non autosufficienti, perché allora stiamo dentro il servizio sanitario e quindi è il servizio sanitario che ci deve dare una mano. Faccio solo una piccola cosa a Mauro. Non è vero che sono solo le strutture private neanche autorizzate ad essere messe sotto, come dire, sotto l'ente dai NAS. Io sono stata parte civile come associazione ben 3 processi in 3 province del Piemonte su RSA accreditate con l'ASL di Torino, con l'ASL di Asti e con l'ASL di Cuneo. E sono venute fuori delle cose allucinanti, grazie all'essere stata parte civile. Io ho tirato dentro l'ASL che si era tirata fuori, e il giudice non l'aveva chiamata in causa, e abbiamo tirato fuori anche il fatto che non esiste vigilanza, nonostante siano accreditate, e non funziona, per cui ci sono anche delle proposte che magari ne parliamo poi, visto che abbiamo poco tempo, però si può fare meglio, ecco, decisamente, e soprattutto partendo dal fatto di riconoscere che si tratta appunto di malati gravi. E poi sono d'accordo con Caterina, vorrei anche io capire come mai c'è questa ostilità sulle telecamere, che non è la risoluzione di tutti i mali, però può aiutare. Okay.
Ok, chi può iniziare a rispondere? Paola? Sì, dico due parole. Allora, per quello che diceva ora la Maria Grazia sul discorso, se ci, sì, noi con la Regione Toscana sì, abbiamo da tempo diciamo un po' una vertenza aperta, abbiamo anche una petizione su cui si è raccolto delle firme su questo problema dei minuti d'assistenza, e anche recentemente, proprio rispetto a quello che dicevi ora te Maria Grazia, si è fatto un incontro perché la tendenza ora, dopo vi dicevo dei posti vuoti nell'RSA, no? I pazienti che stanno rientrando nell'RSA non sono pazienti cronici, proprio per il discorso delle dimissioni precoci, sono pazienti che avrebbero acuti. Sì, infatti, capito, si è fatto presente proprio all'assessore, infatti. Si è fatto un incontro all'assessore al welfare, ma si è chiesto anche l'assessore alla sanità, perché è una tipologia di pazienti che non è adatta all'organizzazione che c'è ora. Certo. Arrivano persone anche con le tracheostomie, vabbè che l'infermiere ora, vabbè, si ottiene, l'infermiere c'è 24 ore su 24, anche la notte, però non sono pazienti, sono pazienti che hanno bisogno di cure sanitarie. E quindi viene fuori anche la carenza, diciamo, di servizi sanitari adatti a questo tipo di persone. Poi la cosa fondamentale, ecco, quantificare, allora, l'orientamento un po' che si è capito un po' dalla nostra regione, no? Che però va un pochino visto, perché ho capito anche che è in relazione a un progetto nazionale, non so, forse non vi ho mandato però nel gruppo il report dell'incontro che si è fatto il 14 maggio, c'è una commissione nazionale che stanno parlando un po' di riorganizzare per intensità di cure, un po' come hanno fatto negli ospedali, no? Sì. Ecco, questo va un pochino anche capito, perché da una parte sì, può essere anche giusto, no? Nel senso, dove c'è pazienti più gravi c'è un rapporto numerico maggiore, meno gravi, però insomma... cioè, va un po' ragionata questa cosa, ecco, nel senso, addirittura stanno anche pensando di diversificare le diverse strutture, che ci siano strutture dove ci sono solo persone più gravi e strutture dove ci sono solo persone meno gravi, però anche questo ha i suoi pro e i suoi contro, certo. Perché se no diventano quelle più gravi diventano proprio dei cronicari. Quindi è tutta una cosa un po' in discussione su cui secondo me sarebbe importante anche noi nel coordinamento elaborare delle cose. La cosa secondo me che comunque va respinta è proprio il discorso dei minutaggi. Noi bisogna parlare di persone a persone, cioè un operatore quantifichiamo ogni due pazienti, ogni tre pazienti, ma un operatore a persona, quella dei minuti è proprio una logica assolutamente da respingere, ecco, perché è una catena veramente di montaggio. Non si può misurare così. E poi il discorso delle telecamere. Ora c'è anche l'avvocato, quindi controllo a distanza, ora non è solo del discorso dell'RSA, no, noi come sindacati si rifiuta in generale il controllo a distanza del lavoratore. Quindi è una tematica un pochino più ampia. Io credo che i controlli ci vogliono, che però ci sarebbe la possibilità di controllare gli operatori, cioè nel senso ci sono dei coordinatori, ci sono dei responsabili nelle strutture, cioè gli strumenti ci sono già, anche senza mettere le telecamere. Ecco, il controllo a distanza, vabbè, magari si chiede un parere anche all'avvocato, perché non riguarda solo i lavoratori dell'RSA. Ecco, ora magari ve lo sentiamo no. Di Mauro. Sentiamo. Eccomi, inizio, okay. No, ci sono, okay. inizio subito all'osservazione che mi aveva fatto Maria Grazia. Io dico soltanto che comunque la differenza che cos'è? Tra strutture private e accreditate. In accreditate logicamente è successo e continuerà a succedere, però si parla sempre di gestione privata, stiamo attenti. Cioè io sono un fermo sostenitore del pubblico perché lavoro per un'azienda pubblica, e sono contento e sono orgoglioso, e anzi mi sento molto di più impegnato nel portare bene il lavoro che faccio. E poi ecco un altro problema, allora sulle vertenze dico, allora in Emilia Romagna abbiamo già avuto diversi incontri, siamo in costante agitazione nei confronti della regione, però sembrano di fare orecchie di mercante, perché poi
parliamo soprattutto di Emilia-Romagna e anche la Toscana, delle regioni delle cooperative. Cioè, quindi vediamo poi chiaramente che soprattutto i grandi sindacati confederali sono vicini alle cooperative, anzi, le cooperative sono costole delle grandi organizzazioni sindacali, e lo dobbiamo dire proprio a facci nomi, CGIL e CISL e CUIL. Quindi già lì capiamo pure com'è il discorso. Sul fattore del parametro, tanto per dirvi, da noi è dal novembre del 2020 che non vengono rifatti i parametri del case mix, le valutazioni del case mix. Il case mix sono i parametri assistenziali che deve uscire l'UVG, l'unità di valutazione geriatrica, che è composta dall'ASL, di membri dell'ASL, che comunque vengono col budget. Quindi però è da novembre dell'anno scorso che noi non abbiamo le rivalutazioni sui pazienti che abbiamo ospiti, che poi ecco, là poi sono pazienti, non devono essere considerati ospiti, li considero pazienti, e quindi già lì è il passaggio poi di entrare nel quadro sanitario, e quindi già lì noi siamo fermi con i parametri dell'anno scorso, e questo qua in automatico comporta questo. Poi altro problema, partiamo dalle regioni, le regioni che stanziano un determinato budget per le non autosufficienti, sì, che poi va in mano ai comuni, e i comuni, gli enti locali, se poi ti dicono non abbiamo i soldi, i comuni non mettono i soldi. E quindi comunque divertenze ne abbiamo, perlomeno nell'azienda dove lavoro ci stiamo muovendo, stiamo cercando dove si può di provare a erogare più ore assistenziali, perché devi parlare con quelli che sono i rapporti, magari ci fosse la possibilità di grandi mobilitazioni di massa per riuscire a cambiare le cose. Sulla questione telecamere, anche io sinceramente sul fattore del controllo del lavoratore non è che ne sono particolarmente felice. Vorrei fare un attimino, parlo qua da operatore sociosanitario, e chiudo proprio la questione sulle telecamere. Siccome, come avevo detto poc'anzi, noi si parla per anni di accompagnare la persona, quindi entri anche in confidenze, entri anche proprio in una certa relazione. E per riuscire a mantenere, a gestire la persona, devi fare anche lo stupido, la battutina, certe cose che ti permettono di gestire la persona, perché è chiaro, vorrei vedere io chiunque che devo arrivare io, ti devo pulire, ti devo fare l'igiene. Se non faccio lo stupido e magari non mi permetto anche di fare la battuta stupida, la persona si agita, e magari in quel momento la telecamera che mi riprende una determinata cosa può essere vista in migliaia di modi, che è quello che poi si vede in molti casi, perché poi le immagini che vengono mandate, non parlo dei maltrattamenti forti, quindi assolutamente questo. E poi ci sono le figure preposte che devono comunque controllare e verificare. Chiudo semplicemente con questa cosa, tanto per portarvi l'esempio delle persone preposte. Un po' di tempo fa venne l'UVG, l'unità di valutazione geriatrica, ha notato che non erano firmati i fogli terapia. L'azienda è immediatamente partita con le sanzioni disciplinari, le contestazioni disciplinari nei confronti dei figli degli infermieri. Noi li abbiamo difesi che dicendo: qua è stato l'UVG e chi doveva verificare che i fogli terapia non sono stati firmati dov'era? Improvvisamente le contestazioni disciplinari sono decadute. Quindi, tanto per dirvi, c'è chi è preposto e chi è stipendiato e pagato per verificare. Quindi stiamo veramente su un ambito che comunque io dico chiaramente il controllo non mi sta bene, perché non è da sostenere. Poi chiaramente le vertenze le continueremo a portare avanti, e ripeto, il lavoro che stiamo facendo come coordinamento è importantissimo, perché ci dobbiamo mettere assieme e continuare su questo percorso. Ok, sentiamo, grazie Mauro, sentiamo anche l'opinione dell'avvocato, perché io so, ad esempio nell'ospedale dove lavoravo io, che si voleva mettere delle telecamere, ma non per il controllo, ma quanto proprio per i pazienti più gravi, gravissimi, che non muovono neanche la punta del naso, per poter avere, no, con chiaramente il monitor in infermeria, eccetera, eccetera, poter avere, no, un controllo a distanza, e c'erano problemi legati alla privacy, per cui
oltre a quello che già avete espresso voi chiaramente. Il tema del controllo a distanza dei lavoratori è un tema delicatissimo e sempre più crescente dato lo sviluppo tecnologico in corso. È comprensibile, ecco, è comprensibile che i lavoratori alzino le antenne quando iniziano a sentir parlare di telecamere. Le ragioni per le quali il controllo a distanza si configura come un controllo totalmente diverso dal ordinario controllo del preposto cosiddetto, cioè del superiore, sono comprensibili, cioè credo che possano essere anche intuite. Nessun dipendente può rifiutare di essere controllato, poiché il diritto del datore di lavoro di controllare il sottoposto e il dovere del lavoratore di essere controllato rientra nella struttura stessa del lavoro subordinato, che si chiama subordinato, e che quindi deve essere sottoposto a un potere gerarchico. Quindi non c'è... lo so che Caterina non parla di controllo a distanza. Io sto dicendo che oggettivamente il tema delle telecamere investe il tema del controllo a distanza e non si può, diciamo, eludere il fatto che la presenza di una telecamera messa lì per qualsiasi scopo sia stata messa investe il tema del controllo a distanza del lavoratore. E sto spiegando preliminarmente perché le ragioni per le quali i lavoratori sono preoccupati per questo tipo di collocazione di questo strumento. Nessuno si vuole sottrarre al controllo gerarchico, nessuno si vuole sottrarre ai suoi doveri e anche nessuno si può sottrarre ai procedimenti disciplinari a cui verrà sottoposto nelle ipotesi in cui verrà individuata una mancanza. Quello che va ricordato in via preliminare è che il controllo di una macchina, oggi non sono più le telecamere il tema all'ordine del giorno del controllo dei lavoratori, ma sono i sistemi Wi-Fi, sono i sistemi di controllo attraverso il wireless, i sistemi automatici che investono un po' tutti i servizi, facilmente immaginabile. Io ad un superiore, se io non sto in quel momento facendo niente, tra virgolette, a un superiore che è presente, che mi vede, sono in grado di spiegare le ragioni per le quali in quel momento posso essere inattivo, che possono essere che sto attendendo che mi arrivi un piatto dalla cucina per portarlo, che possono essere che sono in coda per il bagno, che possono essere le più variegate, mentre ad una macchina io non riesco a spiegarlo. Ricordo che anni fa gli assistenti dei dipendenti della Coop, che erano stati fortemente sanzionati in un magazzino perché attendeva, il tema era del controllo a distanza con dei muletti di una cooperativa. L'immagine faceva sembrare che questi erano inattivi, perché dall'immagine non si coglieva che non erano inattivi ma erano in coda davanti ad altri muletti per poi poter ritirare dei materiali. E quindi ecco, ho fatto un piccolo esempio per dire che la macchina può mistificare, sono esempi che non c'entrano, ma potrebbero prendersi degli esempi calzanti per dire che la macchina può non dare uno spaccato veritiero di quella che è la situazione in quel momento. Si aggiunga un altro argomento. La registrazione continuativa di un'attività lavorativa di un dipendente comporta un condizionamento continuo, psicologico, del dipendente stesso, perché comporta un accumulo di dati da parte del datore di lavoro, accumulo di dati che il datore di lavoro può, che ha un potere enorme nei confronti del sottoposto, può utilizzare a proprio discrezionalità e piacere solo nei confronti di alcuni lavoratori e non nei confronti di altri lavoratori. Cioè costituisce una stoffa che lui immagazzina e che magari gli consente di chiudere un occhio nei confronti di chi magari non,
non si lamenta mai, e invece di utilizzare quel patrimonio di conoscenze, perché diciamocelo con molta franchezza, nel corso di una giornata lavorativa, nel corso di una giornata lavorativa può capitare che io magari una piccola infrazione, una piccolissima infrazione la faccia, allora questo mi espone poi all'utilizzo discrezionale da parte del datore di lavoro, che nei confronti di chi magari è amico oppure non è sindacalizzato, o dice sempre di sì, o accetta di rinunciare ad alcuni diritti, o non si lamenta per fare gli straordinari magari non pagati, allora l'occhio viene chiuso, e nei confronti di chi invece punta i piedi nella rivendicazione dei propri diritti, come si può fare eventualmente a venire incontro invece alle ragioni che diceva Laura anche poco fa, o che possono esserci invece dell'utilità di questo tipo di meccanismi, se questi meccanismi devono servire davvero solo a controllare i dirigenti o a controllare il funzionamento della struttura e non devono essere utilizzati nei confronti dei lavoratori, cosa si può fare? Beh, se proprio si ritiene che sia necessario in quella struttura installare dei sistemi di videoregistrazione, questo deve passare assolutamente attraverso la sottoscrizione di un accordo con le rappresentanze sindacali, e nell'accordo le rappresentanze sindacali devono ottenere un paio di questioni che forse riescono ad accontentare le esigenze che diceva Caterina prima, le esigenze che diceva Laura poco fa e i diritti che dicevo io, che sto dicendo io adesso. L'accordo sottoscritto a livello di rappresentanza sindacale deve contenere l'assoluto divieto di utilizzo del materiale registrato ai fini dei procedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori. Cioè i lavoratori non devono poter minimamente subire un pregiudizio, diciamo, dal materiale che viene registrato e utilizzato. Inoltre deve essere individuato un sistema in virtù del quale l'accesso ai dati registrati sia sempre un accesso con doppia chiave, cioè in cui il materiale contenuto non è solo nelle mani della direzione aziendale, ma per poterlo visionare deve essere visionato in presenza di un rappresentante sindacale che abbia una seconda password di accesso, diciamo così, in modo da rendere impossibile a una delle due parti la visione del materiale senza che l'altra sappia di che cosa si sta parlando e possa quindi garantire questo un diritto alla tutela della salute. Vanno in questa direzione alcuni accordi che proprio per USB e CUB io sto seguendo, non in ambito sanitario ma in altro ambito, in cui comunque si è ritenuto di dover inserire dei sistemi di registrazione a distanza del lavoro. Il tema è aperto, capisco che su questo fronte ci sono interessi che possono apparire davvero contrapposti, bisogna fare uno sforzo perché senza sottovalutare le implicazioni di questo tipo di macchine. Ok, grazie. Sentite, sono le ore 20, per cui dobbiamo chiudere. Ho visto che Alberto ha alzato la mano, però Alberto, veramente il tempo è scaduto. Se puoi rinviare ad una prossima volta oppure in 10 secondi. Dico solo la cosa che mi preme di più. Ok, veloce però. 10 secondi. Allora, io non so se lo sanno tutti, faccio parte dell'area di minoranza della CGIL, dello SPICIT, faccio parte dell'esecutivo nazionale, noi non abbiamo sottoscritto la piattaforma nazionale, perché la percepiamo come una piattaforma scritta essenzialmente dai familiari. Ed è un problema questo, perché della frattura fra familiari e lavoratori abbiamo parlato fino adesso. Io vengo dalla scuola in cui i decreti delegati del 74 avevano immaginato quella condivisione di cui parlava Iori, fondamentalmente. Beh, la situazione è questa, però l'alleanza va costruita, perché l'interesse dei familiari e l'interesse dei lavoratori non sono confliggenti. Questo però avviene in un momento in cui il potere del lavoratore è sostanzialmente nullo in particolare nell'RSA, e quindi nessuna rappresentanza sindacale adesso è possibile nelle RSA private, forse in quelle pubbliche, ma nelle RSA private no. E quindi è un problema la questione delle
Quindi io, come dire, noi abbiamo, saremo a Bologna, sosterremo l'iniziativa di Bologna perché di vertenze c'è bisogno e le vertenze si costruiscono con la mobilitazione. La mobilitazione si fa con le persone nel corpo, non con le parole o con i tavoli. Spererei che le associazioni riescano a mobilitare molte persone a Bologna, spererei, perché poi alla fine le vertenze si fanno con i rapporti di forza, e i rapporti di forza sono quelli nazionali, se vogliamo un sistema nazionale, non sono quelli regionali. Quindi è un percorso tutto da costruire. Quello che mi fa essere a Bologna 26 è semplicemente il fatto di riconoscere il fatto che i familiari dell'RSA sono in questo momento forse l'unica energia disponibile alla mobilitazione, l'unica. Neanche le organizzazioni sindacali confederali, ma neanche quelle di base in questo momento sono in grado di lanciare una mobilitazione, ma neanche i singoli cittadini che sono, come dire, delusi, smarriti, no? Nella situazione che dopo pandemia. Quindi il costruire vertenze è l'obiettivo sulla sanità veramente pubblica e nazionale, è l'obiettivo dei prossimi anni di tutte le organizzazioni sindacali e spero anche delle associazioni dei familiari. Assolutamente d'accordo con tutto quello che hai detto, Alberto, è importantissimo, ed è importantissimo il coinvolgimento dei familiari, e sarebbe importantissimo anche riuscire a coinvolgere di più gli operatori e averli di più con noi, perché, come ho ripetuto tantissime volte sin da quando abbiamo cominciato ad incontrarci, tanti operatori dell'RSA che io conoscevo, con i quali avevo rapporti, ho cercato di coinvolgerli, ma soprattutto nel primo periodo della pandemia, con le difficoltà e le restrizioni, anche quello che ci ha segnalato l'avvocato e Mauro, così sono veramente scappati, per cui sarebbe importante, visto che sono quelli che stanno vivendo la condizione in prima linea, no? In prima persona, sarebbe importante riuscire a ricreare un'alleanza anche con loro. Alberto ha citato il 26 giugno, io avevo messo nella chat, ma siamo quasi tutti tra di noi, sono pochi quelli che non lo sanno, avevo messo nella chat il volantino del 26 giugno a Bologna, perché è il giorno che noi, come coordinamento nazionale dei comitati, delle associazioni, dei familiari, degli anziani, abbiamo indetto questa giornata nazionale di mobilitazione che si svolgerà appunto a Bologna dalle 10 alle 13, per cui vi avevo messo il volantino, ma molti sono già un po' andati, per cui lo rinvieremo. Io direi che chiudiamo qua, perché abbiamo passato le 8. Ringrazio tutti, ringrazio Iole, ringrazio Andrea Conte, Paola e Mauro e tutti quanti voi. Ci rivediamo settimana prossima per il quarto incontro e ci sentiamo nella mailing list per continuare a organizzare al meglio la manifestazione del 26 giugno. Grazie e buona serata. Ciao. Ciao a tutti. Buona serata a tutti, grazie, ci vediamo la settimana prossima. Ciao. Ciao, 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 grazie. Grazie a tutti.